Buonasera. Sì, ora davo tempo di sistemarsi. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti al terzo incontro del nostro ciclo di lezioni. Per primissima cosa vorrei ricordarvi che il nostro ultimo appuntamento, quello del 30 marzo, è dedicato alla presentazione delle vostre esperienze didattiche. Lo so che siete un po' timidi e senza opportuna sollecitazione non vi fate avanti. Allora io invece vi pregherei, per avere il tempo utile per organizzare l'ultimo incontro, vi pregherei di propormi alcuni interventi. Sapete che si tratta di interventi a tema libero, potete proporre una qualsiasi attività da voi sperimentata in classe, un intervento illustrativo di una quindicina di minuti, una cosa così. Prego. Diciamo alla didattica dell'italiano. Alla didattica dell'italiano, nel caso di quest'anno possiamo anche ampliarla temi che concernano i libri di testo che utilizzate, quindi se avete un'esperienza che concerna anche il libro di testo di storia e di geografia va benissimo, cercate di funzionalizzarla alla testualità e al tema linguistico, ma anche per l'antologia, ecco, anche interventi sull'antologia va tutto bene. Va tutto bene, però vi prego di segnalarmelo in tempo utile per organizzare un calendario di minima. Benissimo. Potete scrivermi o potete dirmelo nella pausa o dopo l'incontro, quando volete. Allora, invece venendo all'argomento della giornata di oggi, io sono felicissima che sia con noi la professoressa Daniela Notarbartolo, che ha 38 anni di esperienza di insegnamento nelle scuole superiori. È felicemente in pensione da 2 anni, ecco, però non smette di occuparsi di didattica, perché poi la didattica è una malattia totalizzante. La professoressa Notarbartolo ha lavorato all'Istituto di Ricerca Educativa, cioè all'IRSE della Lombardia, per molti anni. È membro del gruppo degli esperti Invalsi dal 2008, ecco, e quindi potete, ce l'avete qui, ve l'ho portata, niente aggressioni fisiche per favore, ma verbali quante ne volete, nel senso che può essere l'occasione per discutere proprio di alcuni punti, alcuni aspetti che interessano tutti. Io trovo sempre molto illuminante parlare con Daniela, perché appunto mi spiega le ragioni di certe scelte che io confesso, prima di parlare con lei, spesso non avevo capito. Dunque, Daniela è anche autrice di una grammatica scolastica, non se n'è persa una, diciamo così. Si chiama Grammatica Nuova, è uscita per Bulgarini nel 2010 e mi ha detto che si tratta di una grammatica poco diffusa, di un po' di nicchia. Forse ci parlerà anche di questo. E poi invece è autrice di un volume che ha avuto, credo, una qualche circolazione, perché è una bussola della casa editrice Carocci, che si intitola Competenze testuali per la scuola ed è uscita nel 2014. Oggi ci parlerà della comprensione del testo scolastico e del testo espositivo in particolare. Le lascio subito la parola e ancora la ringrazio. Ringrazio io voi di avermi invitato a questo posto prestigiosissimo, naturalmente mi incute un certo timore
però lo godo anche per la sua bellezza e perché è molto significativo, quindi qual è il luogo migliore per parlare? Io faccio l'indice di solito, se si vedono le slide voi potete vedere di che cosa parlerò, poi a seconda dell'ora stringo da qualche parte, rallento dove vi vedo più interessati, però tendenzialmente ho accorpato le cose in questo modo, cioè il testo espositivo compare come secondo punto dopo una serie di così chiarimenti sul testo, la comprensione in generale. Il terzo punto, quello delle relazioni logiche e invalsi, possiamo farlo se c'è tempo, se no no, rappresenta una campionatura di quesiti dove la questione delle relazioni logiche è centrale. E comincio da una esperienza che mi viene appunto dal mio lavoro all'Invalsi, cioè che i testi espositivi risultano più complessi ai testi narrativi, in pratica li fanno peggio, rispondono peggio che al testo narrativo. Come risultano difficili le domande di comprensione globale, quindi non le domande su singoli punti del testo, e soprattutto quelle sullo scopo del testo. E un altro, diciamo, nota abbastanza dolente sono le inferenze, cioè quando il testo tra le righe dice qualcosa e lo studente ci deve arrivare da solo. Si cerca di capire, no, cosa succede, forse sono molto abituati ai testi narrativi, sono poco abituati ai testi espositivi. La mia interpretazione è tendenzialmente un'altra, cioè che la struttura logica del testo espositivo è molto impegnativa. E le domande di comprensione globale, vedo soprattutto nel primo ciclo una tendenza a leggere per sequenze, che è una modalità che naturalmente li aiuta a seguire il testo, che però può rivelarsi come non adatta a tutti i livelli della comprensione, no? E per esempio la comprensione globale è evidente che richieda integrazione di informazioni che magari sono distanti nel testo. E quanto alle informazioni implicite, secondo me un po' non se le aspettano, cioè pensano che nel testo debba esserci tutto, non hanno presente il fatto che una quantità di informazione giustamente è data per scontata, non viene ripetuta, sennò sarebbe ridondante. Quindi non leggono tra le righe. Fisicamente vedrete che questo leggere fra le righe si può anche fare, proprio di fare le righe larghe per leggere fra le righe. Ci sono tanti metodi per misurare quanto un testo è difficile. Tendenzialmente ci sono molti metodi quantitativi che si basano per esempio sulla lunghezza delle parole, la lunghezza delle frasi, anche sul numero delle parole che possono essere non di vocabolario di immediato accesso. Ho trovato tantissimo anche difficoltà a livello qualitativo, però come basate su cose che non hanno a che fare col testo in quanto tale, per esempio l'argomento non noto o la scarsa motivazione alla lettura. C'è una bibliografia ingente su queste cose, ma detto fra noi io mi sono convinta di un'altra cosa, cioè che si dà per scontato che si sappia che cos'è un testo, soprattutto proprio l'idea della tessitura, no? Che viene sempre detta perché fa parte dell'etimologia, però non si traggono le conseguenze dal fatto che il testo sia una tessitura. Ora mi sono soffermata un po' uscendo dai ranghi con questa slide per dire che questo è proprio quello che mi affascina, non solo della linguistica testuale, ma anche della grammatica, di cui io sono una patita fanatica al limite dell'eccesso. Mi colpisce tanto che la conoscenza si basi proprio sulla possibilità di istituire nessi, cioè se non si istituiscono nessi fra le cose non si può conoscere. E del resto quando io parlo, per esempio adesso, mi baso sul fatto che voi mi guardiate, cerchiate di capire, abbiate interesse a quello che dico, quindi si basa sulla relazione evidentemente, no? Ma passando alla grammatica, che è il mio oggetto, il mio amore, anche la frase non è una successione lineare di parole, ma è una rete, è una struttura di nessi.
che insomma gli studenti non vedono, ma noi come girando l'arazzo possiamo fare vedere dal retro, no? È bellissimo. E anche il testo si basa evidentemente su relazioni formali e di senso. Ho preso questa immagine da Massimo Palermo, che dice è quello che succede a livello subatomico, cioè l'interazione all'interno del nucleo dell'atomo, ma è anche quello che succede nell'universo. Insomma, mi sono convinta che la cifra segreta dell'essere, con la E maiuscola, è proprio la relazione. Quindi questo testo è un oggetto privilegiato, no? E io mi devo domandare, ma che cos'è veramente un testo? No? E sapete che le cose che si danno per scontate quasi sempre sono quelle che danno le maggiori sorprese, anche perché uno non se le aspetta. E allora noi pensiamo, o meglio, il nostro studente pensa che il testo sia sostanzialmente costituito dai contenuti informativi che dà, no? Tu devi sottolineare le cose importanti e tendenzialmente devi anche impararle, no? Quindi ti concentri su quello che il testo dice e lo tratti come un contenitore di informazioni, mentre il testo è ben altro. Per esempio, senz'altro deve avere un'idea centrale. Adesso io qui sintetizzo, chi di voi ha praticato la linguistica testuale capisce che queste sono, diciamo, pilloline sciacque di cose ben più consistenti. Però certamente in un testo c'è un'idea che regge il tutto e che gerarchizza, no? Fa in modo che le idee si dispongano in maniera gerarchica, ha dei nessi di coesione e coerenza che non possono essere solo detti, devono essere rintracciati, devono essere conosciuti, no? Uno come con gli occhiali si mette gli occhiali e vede questi nessi, se non ha gli occhiali giusti non li vede, e questo è un danno, no? E c'è anche questa componente, no? Il testo ha uno scopo, il quale in parte coincide con l'effetto che quel testo deve avere sulla realtà. Se uno non capisce qual è lo scopo del testo, è difficile che capisca il contenuto. Quindi, come dire, il passaggio è quello dal testo come contenitore di informazioni al testo come rete di significato. Capite che questo per il manuale scolastico è un punto particolarmente cruciale, perché è facile appunto prendere il testo di studio come un contenitore di nozioni che io devo sapere. Tanto per capire che non è così scontata tutta questa vicenda, persino il testo narrativo, che è quello che loro conoscono di più, potrebbe essere insidioso. Per esempio, questa è una famosa domanda di un famoso testo che Rimbalzi aveva dato nel 2011, mi pare, in prima media, dove il racconto, invece che essere in successione temporale, era una serie di ricordi che l'autrice, di fatti che l'autrice rievocava, quindi un po' a macchia di leopardo, no? Man mano che si presentavano alla sua memoria, il che faceva sì che fosse impossibile leggere il testo per sequenze. Per esempio qui c'è l'episodio della caccia al topo, dove vengono nominati la nonna, che non si sentiva più vecchia, il fratellino che stava sul seggiolone, nota bene, e poi nomina la mamma subito dopo. Un peccato che un po' di righe dopo, parecchie righe dopo, nomina il fratello che andava sui pattini, che quindi non è quello del seggiolone, il quale fratello aveva anche un compagno di classe che si chiamava Venturini, su cui si incentra anche un certo episodio. La domanda chiedeva quante persone della famiglia avevano amato insieme al protagonista, e come vedete il 59% risponde solo quelli della prima sequenza, e soltanto il 29% si rende conto, il 30 quasi per cento si rende conto che c'era anche il fratello grande. Questo per dire come anche il testo narrativo, che dovrebbe essere quello facile, vi faccio anche un veloce esempio in matematica, qui c'è da calcolare quanto spago ci vuole a fare quel pacchetto, si danno tutte le misure e solo il 14,7% tiene conto del fatto che un pacco è tridimensionale, no? Bolondi è il responsabile della matematica sempre all'Invalsi, ha commentato questo quesito dicendo che insomma sembra che il testo appaia come un contenitore di numeri, no? Do coio coio, tu vedi numeri, sommi, non ti domandi che situazione c'è dietro, cioè che realtà c'è dietro, non te lo domandi. Quindi, come vedete, il problema non è dell'italiano o di noi professori di italiano, il problema è cos'hai davanti, la realtà come si presenta. Quindi è molto educativo lavorare sul testo, perché ti obbliga a tenere conto di come la realtà
è fatta. E detto fra noi, secondo me qua noi entriamo nel clou di un problema, quello delle competenze, dove ci arrovelliamo sulle terminologie, sulle metodologie, eccetera, eccetera. Però guardate, succede la stessa cosa che per il testo. Cos'è una materia scolastica? È una serie di contenuti che devono essere imparati. Allora chiaramente nel libro di testo cercherai delle informazioni. Ma se invece la materia che studi è un modo specifico di osservare la realtà secondo una certa prospettiva, una certa logica, tu quando leggi cerchi di cogliere anche la logica delle cose, se no resti sulla superficie. Praticamente l'esempio che faccio sempre ai miei studenti è quello dell'albero, cioè l'albero di frutto, se sei il botanico, il proprietario dell'albero, il funzionario del territorio, il giardiniere, il falegname, il poeta, tu lo interpreti. Quindi la selezione del contenuto fa parte, cioè il criterio in base al quale tu selezioni le informazioni è già parte della materia, quindi devi leggere anche questo. E questo secondo me richiede due movimenti paralleli, da una parte dell'editoria, quello di, da una parte io direi anche di non appiattire il linguaggio, sapete che questo è proprio uno dei problemi dei testi, soprattutto dei più piccoli, no? Che hanno un lessico spesso poco sfidante, che provoca poca curiosità e soprattutto poco movimento metacognitivo per cercare di capire cosa una parola non nota possa significare. Quindi non appiattire e neanche abbandonare lo studente, adesso vedremo un paio di esempi, però anche quello di produrre testi che non siano contenitori di informazioni, cioè che siano testi che si prestino a un lavoro di ricostruzione di questa rete di cui ho detto, no? E noi a scuola possiamo affrontarla questa difficoltà, cioè non soltanto aiutando gli studenti a sottolineare, no? Oppure facendo il lavoro a posto loro, ma proprio rendendoli avvertiti su scogli o comunque su come il testo è fatto, in maniera che cerchino gli elementi di coesione, in maniera che si rendano conto della struttura che costituisce la coerenza e l'intenzionalità del testo. Adesso vi faccio tutta una serie di passaggi appunto alla superficie del testo in essi di coesione. Io vi ho portato anche dei materiali che ho, perché andando in giro a fare formazione succede quello che diceva la professoressa Cella prima, cioè che i colleghi stessi offrano dei loro lavori e io poi questi lavori li porto in giro in altri posti dove fanno venire altre idee ad altri colleghi che provano e diventa un circolo virtuoso meraviglioso. Questo è un lavoro che ha fatto in quarta primaria una maestra di Pesaro, che col videoproiettore ha lavorato di pennarelli eccetera eccetera, facendo vedere, adesso io non ve lo commento, voi a colpo d'occhio guardate, qua si vede molto bene, no? Come il tentativo è quello di fare vedere che dietro c'è una rete di rimandi che sono sia coesivi, anafore, catafore, ma sia anche legami semantici, no? La curiosità, la grande curiosità per cui rompe i sigilli. Cioè c'è come anche il tentativo di ricostruire il senso del testo utilizzando i nessi semantici. Guardate sempre a proprio del lessico una cosa interessante, cioè il passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado vede l'ingresso non solo dei termini scientifici, cioè la terminologia specifica delle materie, ma quello che Seriani chiama il lessico adulto o astratto, cioè un lessico che serve a definire i concetti, non dei referenti, come dire, immediati, no? Qui per esempio mi ha colpito questo localizzare, che però è immediatamente sotto spiegato. Quindi uno dei lavori, diciamo, che riguardano la coesione del testo è quello di rintracciare dove nel testo sia possibile trovare il significato di un termine difficile per loro, no? E qua il manuale può fare molto. Per esempio, questo, scusate, la fotografia è oscena, però quando dico ai miei amici mandami e poi dopo loro mi mandano col telefonino e io questo ho e questo vi do. Qua per esempio si vede che prima arriva il termine non tecnico, cioè la crescita della popolazione, e immediatamente dopo dice le cause di questo
forte incremento demografico, però lo studente non fa questo passaggio automaticamente. Diciamo che se noi gli facciamo vedere il passaggio, soprattutto se il libro di testo consente questo passaggio, perché non sempre lo consente, è un'acquisizione di metodo straordinaria, no? Se c'è un termine particolare, vedi di organizzarti gli occhi in maniera tale da rintracciare se c'è. Questo esempio invece è il contrario, c'è prima il termine tecnico e poi però viene spiegato, no? Non è l'infanzia generica, è un'infanzia molto specifica entro il primo anno di vita. Ecco, i libri di testo continuamente pongono allo studente il problema delle catene anaforiche, cioè della ricostruzione della successione dei termini che hanno a che fare con uno stesso oggetto o con uno stesso concetto, e molte volte questo passa attraverso un lessico non tanto specifico quanto astratto, nel senso che ho detto prima, e questo non è scontato, cioè se lo studente non sa che c'è questo problema, non sa come affrontarlo, no? Spesso il libro ha il box lessicale, però in un recente intervento che ho sentito di un giovane studioso dell'Università di Verona, diceva, sì, il box lessicale, ma io la parola la trattengo e la imparo se la vedo in situazione. Cioè, se io in situazione vedo crebbe la popolazione, incremento demografico, forse mi ricorderò incremento demografico. Mentre il box lessicale, che pure ha la sua funzione, no, ovviamente, di evidenziare dei passaggi importanti, è come se lateralizzasse il problema, no? C'è un altro problema, il problema del lessico. No? Il problema del lessico è che per dire quelle cose tu hai bisogno di quelle parole, no? Non può essere separato. Secondo punto di difficoltà è quello della comprensione dello scopo. Diciamo, per illustrare questo problema ho trovato questo testo molto semplice, no? Avviso ai consumatori, il ministero comunica qualcosa, c'è un errore che riguarda questo sugo Topper, il contenuto di questo branetto è che è stata pubblicata una certa notizia sia su un sito sia su un altro sito, eccetera eccetera. Di che parla? Di un certo sugo. No, se noi dicessimo di che cosa parla questo testo, parla di un certo sugo, di un certo errore, eccetera. Ma lo scopo del testo è un'altra cosa, cioè che lo scopo è proprio il fatto che venga comunicato, no? È la comunicazione lo scopo, non è un testo che descriva qualcosa, è un testo che ha una funzione, diciamo, immediata, che è quella di produrre allarme. Allora le parole che ci interesseranno, per esempio, saranno rischio, che ha già provveduto, pensate quel già, non ha fatto passare tempo, no? Allora chi di noi sottolineerebbe già? Nessuno, no? Se noi guardiamo il contenuto del testo, nessuno sottolineerebbe già. Invece già è la cifra che ci fa capire l'impellenza della questione, perché se qualcuno per sbaglio non legge, non fa, eccetera, magari si ammala, succede qualche pericolo, vedete il pericolo. Anche questo al fine di, che nessuno sottolineerebbe, no? Non è una parola chiave, eppure al fine di è cruciale, no? In questa vicenda. Allora, questo esempio fa capire, in maniera molto banale, così veloce, che cosa significa che non è il contenuto e basta che definisce un testo, ma è il suo scopo. L'Invalsi, per esempio, l'anno scorso aveva dato in quinta primaria un testo misto, c'era un'immagine e poi dei testi. L'immagine, questa piramide dell'attività motoria, non so se si legge bene, comunque si capisce cosa si deve fare ogni giorno, cosa si deve fare meno possibile. E ogni giorno bisognerebbe andare a scuola in bici o a piedi, passeggiare, salire le scale, anche ordinare i giochi, che naturalmente noi guardiamo con estremo favore. No, poi man mano queste attività che si possono svolgere anche meno frequentemente, anche perché magari uno deve andare in un luogo preciso, no? So, il parco giochi, no? 3-4 volte alla settimana, un'attività motoria organizzata, eccetera. La domanda era questa: quali tra i seguenti slogan potrebbe essere scelto dalla società pediatrica per comunicare il messaggio che la piramide motoria vuole dare? Non è stato un quesito particolarmente difficile, perché il 61% vuol dire che è di difficoltà, insomma, media,
Però è il tipo di domanda che volevo farvi vedere, cioè non basta che tu abbia capito più o meno, tu devi renderti conto delle variabili, cioè il tempo, il fatto che il triangolo sia fatto così, o meno possibile, più possibile, per cui vedete è facile cadere in questo errore, programma la tua giornata, avrai tempo per le attività che ti piacciono, no, non è quello lo scopo. Del testo lo scopo è quello che la tua salute, cioè l'elemento salute, diventa l'elemento chiave per capire l'importanza del testo. E C è il punto che mi interessa di più, perché mi piace di più, perché l'ho studiato di più, che è quello delle relazioni logiche all'interno del testo. In Italia non c'è grande studio su questa cosa. Io ho cominciato a interessarmene leggendo gli studi di due professori italofoni, ma entrambi operanti in Svizzera, Angela Ferrara e Emilio Manzotti, e da lì in poi ho fatto le mie esperienze in classe e mi sono molto anche divertita, perché ho trovato che gli studenti a questo argomento rispondessero in modo interessante. E cioè, in che cosa consiste questa vicenda? Consiste nel fatto che gli argomenti, anche proprio fisicamente i paragrafi o anche i periodi in un testo si susseguono l'uno all'altro secondo una struttura logica che io posso capire. Per esempio, posso dire che questa è la conseguenza di questo fatto, che questa qui, questo è l'esempio di una cosa che ho appena detto, o che questo è un dettaglio di una cosa generale che ho appena detto. Quindi io posso interrogarmi e chiedermi che cosa fa il testo, che è molto diverso da che cosa dice. Non è la stessa cosa. Questo si capisce bene da un quesito dato nelle prove OCSE-PISA. Questa è una delle prove rilasciate dell'OCSE-PISA pubbliche, dove si chiedeva di capire il rapporto fra la prima e la seconda parte della frase presentata lì, divisa in due, per evitare danni minori, eccetera, la scarpa deve consentire, eccetera. E si chiede una cosa che, come dire, al pubblico italico suona strana. Cioè, non mi chiedi cosa dice, non mi fai l'analisi del periodo, non vuoi sapere se è una finale o no, non mi chiedi le solite cose, mi chiedi la seconda parte che fa, contraddice, ripete, illustra il problema o fornisce la soluzione, no? E qua si capisce cosa vuol dire relazione logica, no? Tra l'altro, se conoscete Prandi, le regole e le scelte, lui direbbe che diciamo, la relazione concettuale può essere espressa da X forme sintattiche, cioè non c'è una sola subordinata, una sola forma sintattica che esprima quella relazione. Quindi è chiaro che l'analisi del periodo in realtà non ti aiuta, no? Non è sufficiente almeno. E diciamolo, i connettivi, noi siamo abituati a lavorare sui connettivi. Però i connettivi non sono il quid, la quiditas della coerenza, perché possono benissimo non esserci. La coesione può supportare, ma se non supporta, la coerenza sta in piedi, può stare in piedi da sola. Non solo, ma vi segnalo quelli che personalmente chiamo segnali o connettivi lessicali. Cioè, tante volte è un verbo e un nome, quando li dice per favorire, è il verbo favorire o evitare che ti fanno capire il nesso, no? Come pure sono funzionali alla ricostruzione della logica del testo quei segnali che vengono disseminati proprio per scandire le parti, no? Un paio d'anni fa, quando è stato nel 15, a febbraio del 15, l'ASLI Scuola aveva fatto un interessante seminario su grammatica e testualità. Lì c'è il link, si trovano tutti i materiali e poi gli atti sono stati pubblicati. E questi due colleghi della scuola media avevano presentato un lavoro fatto proprio sui connettivi e i coesivi. Apparentemente abbastanza noto come tipo di lavoro, qui c'era un elenco di connettivi vari che dovevano essere inseriti sensatamente, ma aveva colpito la griglia dove non era stata chiesta la classificazione dei connettivi, ma delle relazioni logiche, per esempio aggiunge informazioni, contraddice, precisa, no? Non è la stessa cosa. Dopodiché, sempre in questa esperienza, veniva proposta questa mappa
che mi convince fino a un certo punto, nel senso che avendo io una figlia infografica sono molto sensibile a questi aspetti, le frecce sono abbastanza generiche, per esempio vanno in qua, in qua, in qua, in qua, cioè hanno una direzione che può essere modificata senza che cambi il senso della freccia, e questo secondo me non è perfetto, no? E poi, come dire, non è che sempre la freccia in là significa sempre invece, però ha il vantaggio di segnalarti che fra i concetti deve esserci una relazione, no? Questo è già una cosa molto buona. Peccato che i connettivi non sempre ci sono. Questi, per esempio, non si vedono perché sono due puntini. Quindi sei tu che devi capire che la punteggiatura può avere quella funzione, sempre che ti abbiano detto che la punteggiatura non è solo quella che segnala le pause della voce, perché non è così. No, in questo caso è il due punti che fa da connettivo. Ma quello che mi ha colpito tanto, diciamo, in questi studi che ho fatto, è che il connettivo testuale può non esserci. No, in questo esempio, per esempio, la preposizione con è molto poco precisa, no? Con è polisemico, può avere tanti valori. Sei tu che devi dire, ma che nesso c'è fra il fatto che è l'ideale per la vacanza e le spiagge, il mare, eccetera? Evidentemente noi siamo in grado di integrarlo con un perché, cioè capiamo che quelle sono le ragioni per cui. Allora, cos'è la relazione logica? La relazione logica è questa. Dato un qualunque testo che parli delle spiagge o che parli di un'altra cosa, non rileva, la relazione è che io, dato un concetto, lo motivo con tre cause. E questo è utilissimo per la didattica della scrittura. Io questo l'ho fatto a Iosa con i miei studenti e vi dirò, anche i peggiori imparavano perché avevano una strada su cui mettere i loro piedi e mettendoceli arrivavano in fondo alla strada. Quindi imparavano poi tutti a fare che? A clonare. Allora, hai capito che quello è il nesso? Parlami di qualunque cosa dicendomi cose che vuoi tu, ma con lo stesso nesso, che può semplicemente cambiare regione, per cui invece della Sardegna passiamo alla Liguria, ma invece di essere la Liguria può essere un'altra cosa, perché io posso parlare di un argomento che non c'entra niente, eccetera. Quindi familiarizzare col fatto che le relazioni logiche ci sono nel testo, tu le puoi riconoscere e le puoi persino imitare, e questo ti serve per imparare a scrivere. Questo è un metodo che ha funzionato con tutte le mie classi. E qui io passerei al secondo punto. Di solito quando parlo in consessi dove non mi registrano, quando finisco un punto mi fermo, si comincia a dialogare, però questo non è possibile nel momento in cui c'è una registrazione in corso, e quindi fate finta che io vi abbia chiesto cosa ve ne pare di questo punto e voi come volete, se si può io lo farei. Di solito è interessante vedere come la gente reagisce a caldo invece che alla fine, perché alla fine uno ha metabolizzato troppo, capite, quindi non fa nessuna domanda, invece punto per punto se vogliamo. Se qualcuno vuole chiedere un attimo, che così viene. Vabbè, viene solo, no, la sua. Quando voce, parlava mi venivano in mente i testi, no? Dei nostri ragazzi, che a volte un periodo contraddice quell'altro. Allora, e quindi ci dà delle indicazioni su come aiutarli? Qualcosa ha detto, può approfondire un pochino questo aspetto? Posso raccontare la mia esperienza? Sì, nel sì, senso sì, che grazie. Lo studente non si aspetta che ci sia una. Non è che non si aspetti che il testo sia logico, questo ovviamente se lo aspetta, ma non si aspetta che lui possa vedere coi suoi occhi quello che sta succedendo. E non c'è di meglio dell'esperienza e dell'evidenza. No, se noi diciamo il testo deve essere coerente e coeso, cioè se lo dicono a me io mi metto a piangere e dico, cioè chissà come si fa. Nel momento in cui qualcuno ti dice vedi cos'è la coesione e ti fa fare tutti i passaggi con la riga e tu ti rendi conto che il pronome eccetera o che la parola richiama, secondo me è ancora più fruttuoso questo delle relazioni logiche. Vedi che questo è l'esempio. Allora a un certo punto è come se scattasse anche tramite l'imitazione questa consapevolezza che tu sei tenuto. Sei tenuto perché fa parte dell'oggetto che tu proceda in questo modo. Non solo, ma secondo me è facilitante. Sempre per il motivo detto prima, se uno mi dice devi essere coerente,
io mi metto a piangere su due piedi, perché cioè se io non sono coerente come faccio a esserlo, capite? Ma nel momento in cui tu vedi come si fa, no? Quando tu le sai fare le cose diventano facili, perché tu le fai quello che sai di dover fare e ti viene, no? Non per caso, ma ti viene sistematicamente. E questo secondo me è il non plus ultra della gioia per un piccolo, no? Scoprire che lui ce la fa a camminare su una strada che tu gli indichi, no? Vi dirò che scatta una certa gratitudine, nel senso che quello che non era mai riuscito a mettere insieme tre righe, quando tu gli dici: ah, bravo, hai fatto un concetto con tre cause e ci sei riuscito parlando del gatto di casa, poi ti parlano delle cose più meravigliose che fanno loro, che non ti direbbero mai. E quindi questa gratitudine dell'essere riusciti a congegnare un testo coerente. Quindi diciamo che l'osservazione, la scoperta di una legge insita nell'oggetto, secondo me la coerenza è insita nell'oggetto, che ne dicano, è insita nell'oggetto se l'oggetto è fatto bene ovviamente, ma l'osservazione di questa legge e l'imitazione anche pedestre di questo meccanismo a un certo punto produce l'habitus, cioè che quando tu vedi una cosa mal fatta e la guardi dici: aspetta, dov'è il nesso? Non lo trovi e ti dà fastidio. Cioè la competenza è quando ti dà fastidio fatto male, e questo può capitare solo se una volta lo fai bene, almeno a me è capitato questo, quindi mi è capitato con classi particolarmente scalcagnate, diciamo, non di quelle dove vanno tutti già bene. Non so se ho risposto. Andiamo avanti. Dunque, del testo espositivo, vi dicevo, ci siamo anche cominciati a occupare proprio per il fatto che i risultati andavano peggio che per il testo narrativo. Però, avendo appunto studiato Ferrari e Manzotti, salta subito all'occhio una realtà, e cioè che mentre la narrazione classica procede per una successione prevedibile di sequenze in ordine temporale, mentre la descrizione procede in maniera abbastanza prevedibile tutto parti o generale particolare, e mentre per il testo regolativo procede appunto seguendo le procedure, vi dirò, lì non l'ho scritto ma qui lo posso dire, il testo argomentativo tanto osannato procede anche lui in maniera, detto fra noi, molto prevedibile: tesi, argomento, secondo argomento, contrargomento, confutazione. Almeno quei testi cosiddetti argomentativi che si fanno fare alla media o anche al biennio non è che sono così argomentativi come un discorso di uno statista che cerca di convincere il Parlamento di qualcosa di sostanzioso, capite? Cioè la sua versione è un po' ridotta, e quindi anche quello dal punto di vista della successione dei paragrafi è abbastanza prevedibile. Quello espositivo, niente di tutto ciò. La successione va ricostruita ex novo, perché non sai come si potrà presentare, e soprattutto perché i concetti sono volutamente interconnessi, cioè il testo intanto è espositivo in quanto ti espone e quindi ti spiega qualcosa, e spiegare è sempre fare capire le relazioni, quindi la sua difficoltà è proprio lì, no? Nella connessione dei concetti, e tu non riesci neanche a riassumerlo se non hai capito la rete di relazioni. Questo esempio l'ho riciclato fino alla nausea, ma siccome si presta bene vado avanti finché non ne trovo uno migliore. Questo è un libro di geografia, adesso non mi ricordo più, secondo me era un box, fauna delle regioni alpine, avete presente? Allora, qui comincio dicendo che l'alta montagna è inospitale, per forza, fa freddo, nevica, non ci cresce più un filo d'erba, e quindi questo agisce da selezionatore, e questo ambiente, e alcune specie sono riuscite a sopravvivere. Lì ti fa tutta una serie di casi, c'è chi, come, chi, altri invece, lo scoiattolo e, come dire, una serie di particolari, no? Se noi guardiamo le parole chiave, quelle che noi non sottolineeremo perché non sono contenuti, ma che invece sottolineiamo perché sono relazioni logiche, ci fanno vedere questa
diciamo, polarità fra qualcosa che è difficile e inospitale e la necessità di adattarsi per superare, eccetera. Poi ci sono i connettivi soliti, c'è chi, altri ancora, eccetera. Richiesta di una struttura concettuale, una mia studentessa ha prodotto questo mirabile disegnino, che anch'esso io continuo a riciclare, dove si vede che il testo parte da un concetto di cui dà le cause e le conseguenze. Adesso lì non si legge granché, credo che sia troppo piccolo, però si vedono delle parole chiave, l'alta montagna, le rigide temperature, i rigori dell'inverno. Quindi, come dire, tu riesci a seguire la successione tematica, ma intanto guardi anche al fatto, diciamo, delle cause e le conseguenze del concetto. Tutta questa prima parte potrebbe essere sintetizzata come problema, mentre tutto il resto come soluzione, la quale soluzione si sottoscaletta a sua volta in una serie di esempi che la studentessa, assai acuta, ha distribuito in tre gruppi, dei quali il primo sono le casette, il letargo e le tane e le gallerie, il secondo sono la pappatoria, riserve di grasso, scorte alimentari, e il terzo è il vestitino, la muta. Tant'è che poi la ragazza, sempre molto acuta, avevamo riflettuto che qui non c'è la maiuscola e ci doveva essere, qui invece c'è punto e maiuscola che non si giustifica. E per fare, diciamo, fatto questo lavoro, fare il riassunto diventa più interessante, perché si può sia fare il riassunto tradizionale passaggio per passaggio, sia fare quello che secondo me si chiama regesto, io l'ho preso dall'archivistica, si chiama così per dire, non mi dici tutto quello che c'è nel documento, mi dici cosa fa, perché sarà interessante, io devo capire cosa vuole. Il testo descrive le diverse strategie con cui le specie animali si adattano al rigido, si sono adattate, eccetera. Capite che uno studente che ti fa un riassunto di questo genere gli dai 10 subito e lo mandi a due classi successive, no? Perché vuol dire che è proprio... Non solo, ma ecco qui il lavoro di scrittura con i miei studenti, prendi lo schemino, lo svuoti e glielo dai per il prossimo compito. Sapete che Seriani, in quel mirabile libro Scritti sui banchi, che a me è servito tantissimo, dice che i professori che danno consegne vincolate ottengono buoni risultati. Consegne vincolate possono essere questa, possono essere usa quel lessico, fammi tre subordinate... No? Perché? Perché lo studente si concentra sugli aspetti linguistici e testuali e non pensa di esaurire il compito scritto nel mero contenuto, specialmente, non so, il testo letterario, il tema letterario, tu sei talmente concentrato a dire se Petrarca aveva fatto così o colì e magari non stai attento. Invece in questo tipo di compito tu sei principalmente attento alla struttura logica, agli elementi, ai connettivi, al lessico, e quindi lavori sulla materia prima della scrittura. Questo secondo me è importante, cioè sapere fare dei lavori di scrittura in cui si lavori veramente sulla scrittura e non per esempio solo sul genere testuale o eccetera. Come vedete, il problema, questa struttura logica problema-soluzione, poi non serve a fare il temino di italiano, serve a riconoscere cosa dice un qualunque testo. Questo è un esempio di storia. Il fiume era la risorsa principale della regione urbanizzata, ma era anche il suo pericolo maggiore. E qua ci sono due pericoli, infatti, e al contrario. Attenzione che se guardi solo i connettivi, pensi che il secondo esempio non sia della stessa serie, cioè non sia un pericolo, invece è un pericolo tale quale, ma invece di essere un pericolo derivante dall'eccesso di acqua, è un pericolo che deriva dalla penuria di acqua. Quindi, come vedete, il lavoro sui connettivi va preso con le pinze, perché semmai sbagli se non guardi cosa dice. E mentre il secondo punto, per evitare questi rischi, dà invece la soluzione del problema detto sopra. Guardate anche la forma grafica, io qui ve l'ho presentato già puntinato, ma tante volte faccio vedere il testo come è nel libro di testo tutto di seguito, e il grande lavoro di lettura e comprensione consiste proprio nel capire con gli occhi come lo dovresti puntinare, no? Quindi qualche volta farlo alla lavagna, al proiettore, far vedere come si fa a puntinare un testo è un bel lavoro, dura poco e porta molto frutto. E qui veniamo
agli esempi che mi danno le scuole dove vado, no? Perché spiegato questo problema, poi la maestra della primaria mi dice: sì, vabbè, ma questa è una roba da liceo. No, non è da liceo, perché come mi ha spiegato la maestra Elena di una scuola di Fidenza, le relazioni che gli studenti della primaria, dei bambini, ragazzini della primaria capiscono sono alcune molto ben chiare, per esempio la causa che si può rappresentare con la freccia in su, la conseguenza con la freccia in giù e l'uguale che è la spiegazione o la riformulazione, eccetera. A questa scaletta Silvia, altra maestra ma di Civitanova, ha aggiunto il diverso. Beh, l'ha aggiunto per un motivo molto particolare, cioè che questa maestra di Civitanova ha fatto questo lavoro dopo che io gli avevo spiegato quello della maestra di Fidenza, no? Dice: ah, interessante, voglio provare anch'io. E quindi mette gli studenti davanti a questa quarta elementare. Io ho provato tutti gli esempi di elementari che sono corti e si capiscono subito. E qui i bambini, come spesso capita, posti davanti a problemi che neanche gli adulti riescono a risolvere, però chissà perché i bambini ne devono essere consapevoli e affliggersi, vabbè, lasciamo perdere, questo bellissimo testo su tutti i danni provocati dagli uomini che sono cattivi in principio. E qui c'è che un po' disturba questa cosa dei grassetti o dei rossi, questa è una fotocopia del libro. Però insomma la cosa interessante è che non c'era un perché neanche a piangere, c'erano però molti provocano, deriva, favorendo, quindi è il lessico che ti dice chi causa cosa, c'è solo questo sono causa di che è un minimo più esplicito, no? Allora questi bambini hanno dovuto immaginare dove mettere le frecce in su e in giù. L'esito di questo lavoro, che è stato poi formalizzato dalla maestra, è questa cosa mirabile. Quarta elementare, maestra Silvia, quella di Civitanova, che poi ho scoperto che in realtà era Recanati. Qual è la genialità di questo schema? Che è molto diverso da una mappa concettuale, perché deve decidere cosa mette al centro. Secondo me questa operazione vale tutto il lavoro. Cioè loro hanno dovuto trovare il livello medio di cui X era la causa e Y era la conseguenza, e questo già era molto molto impegnativo. Poi guardate, sono stati veramente carini, perché usando un po' i paragrafi e anche i grassetti si sono resi conto che c'erano tre inquinamenti che fra di loro non sono uguali, quindi hanno dovuto inventare il diverso, no? Quindi un conto è l'inquinamento dell'aria, qui è quella delle acque e qui è quello, se vedo bene, del terreno, no? Di ognuno c'è lo spiegone, cioè la perifrasi che dice di che cosa si tratta. Per ognuno ci sono cause e conseguenze, qui c'è una conseguenza con spiegone, che non sempre c'è, ma lì c'è. Cioè io ho trovato che questo lavoro fosse molto interessante. Per cui vado alla scuola dopo, perché io faccio così, no? Perché io non le so queste cose, le imparo da quelli che me le dicono, no? Dico: caspita, stupenda questa cosa. Vado nella scuola dopo, la faccio vedere, e la maestra Stefania di Ferrara mi manda per mail questa cosa di cui io non capisco assolutamente niente, perché non vedo quadrati, non vedo niente, dico: boh, che sarà? Però lei me lo spiega, quando sono andata lì di nuovo me l'ha spiegato, e il testo era sempre un testo di geografia, quarta sempre elementare, dove c'è un doppio genere testuale. Da una parte c'è la descrizione, che viene rappresentata in orizzontale, della pianura padana. Infatti ci sono tutti una serie di uguali, no? Quella è la descrizione della pianura padana. Ma a un certo punto del testo, quando si dice che è una pianura riempita con detriti staccati dalle rocce, il testo fa come un'integrazione di tipo narrativo e quindi spiega l'origine delle pianure. Quindi qui c'è la compresenza di descrittivo e narrativo, e già questo doppio asse mi aveva entusiasmato. Cioè io già ero lì che dicevo: caspita, guarda, vedi questo com'è progredita. Tant'è che poi, siccome queste cause non erano cause che si sapevano con certezza, ma erano ipotetiche, avevano inventato questo punto di domanda. E già dice: caspita, guarda come hanno lavorato bene. Ma la sorpresa è stata quando la maestra ha detto che poi lei ha interrogato i bambini col foglio in mano, cioè i bambini potevano avere il foglio. E quindi lei diceva:
ma per quale ragione? E il bambino e rispondeva, ma che cosa è successo quando? E quindi io ho pensato, pensate dal punto di vista cognitivo, cosa vuol dire sapere dove andare a cercare l'informazione e trovarla a colpo sicuro? Voi dite, facile, aveva il foglio, ma la difficoltà lì non è il contenuto, ma è sapere dove troverai la risposta alla domanda perché? Perché tu devi sapere che è lì, non è là, no? Quindi, diciamo, il mio bagaglio di intuizioni si arricchisce sempre più. Sempre a Ferrara, un'altra maestra prova a fare il lavoro sulla Lex Agraria dei Gracchi e produce questo schema. Me lo manda, fotografia da telefonino, io lo guardo e mi colpisce una cosa, cioè che in storia non c'è solo la causa e l'effetto. In questo caso l'iniziativa dei Gracchi, come sapete, ha avuto dei costi umani notevoli. Dico, aspetta un attimo, mi convince, ma fino a un certo punto questo schema, perché se non c'è uno che liberamente dice proviamo a trovare una soluzione a questa penuria, no, dei contadini che erano andati in guerra, eccetera. Cioè, se non c'è l'iniziativa umana, cioè non è deterministico che siccome c'era la povertà, quindi quelli hanno fatto la Lex Agraria. Allora, naturalmente, la maestra che aveva seguito la lezione problema-soluzione ha infilato questa categoria difficile, no, rispetto a quelle di prima. Quindi, come vedete, non è che le categorie da sole bastino a spiegare i testi, è proprio il testo che ti dice di quale strumento tu ti devi servire per capirlo. La formazione consiste nel fatto che tu vai alla cerca, vai alla ricerca di qualcosa nel testo. Capite la differenza fra leggerlo, non vedi niente, no? Cioè, mentre tu sai di dover cercare qualcosa, allora lo trovi, no? Si trova quello che si cerca, non quello che non si pensa di dover trovare. E qui veniamo alla parte dolente. La parte dolente è questa, che quando io dicevo a tutte queste persone che frequentavano di cercare dei testi, di farmi vedere che lavori possibili, la prima cosa su cui dovevano scontrarsi è che molti testi non si riusciva a farlo il lavoro. Su molti testi era impossibile fare il lavoro. Questo, per esempio, se lo leggete velocemente, sembra come una successione di informazioni, no? L'uomo sapiens era più basso e robusto, con le arcate delle sopracciglia marcate, che fa molto illustrazione per bambini, no? Lo vedi con queste sopracciglia, perché solo le sopracciglia marcate, il mento non rileva, vabbè, comunque ste sopracciglia marcate, ma il suo cervello era grande, sembra che stia facendo una descrizione fisica. La difficoltà di sopravvivere nell'ambiente, stimano, divengono sempre più rapidi, il clima ripido, qua sembra che stia facendo un narrativo, no? Il clima rigido non permetteva, insomma tu un po' ti perdi, poi siccome sei la maestra o me, dici no aspetta, qua c'è una serie di indizi, qui per esempio parla del cervello, lo mette lì come una notizia fra le altre, però poi immediatamente dopo dice che la sua intelligenza fa progressi, dopo ha imparato a lavorare, sempre più perfezionati, finalmente vedo un filo rosso, tant'è che finisce con la sepoltura dei morti, no? Che per il paleontologo è il segno che lì non ci si trova più. Cioè nel momento del sacro, no? il disegno, la rappresentazione simbolica e la sepoltura sono i segni del fatto che uno è un uomo e non è un primate, no? Quindi qui una successione c'è, però sei tu che, se sei molto bravo, la devi rintracciare, perché la struttura sintattica non ti aiuta per niente. Guardate, nella prima frase non ti aiuta la struttura sintattica, sembra un dettaglio lì piazzato fra gli altri. Altri testi non funzionano proprio, qua c'è la serie dei testi che non funzionano, quelli che abbiamo proprio chiamato così, contenitori di informazioni. Cioè, lì cosa dici? L'uomo moderno era simile, si diffuse, i mari infatti erano meno profondi, va bene, questo serve per la diffusione, però immediatamente dopo scaldava e illuminava col fuoco i suoi accampamenti, viveva in gruppi piuttosto grandi, tribù, quanto grandi, come fai a dirlo, formati da più clan,
quando scendeva al buio la tribù si sedeva attorno al focolare che fa come sopracciglia marcate Santino, no? Ad ascoltare i primi racconti forse sulla caccia. Adesso io capisco che è un bambino, ma non è che lo puoi trattare da mentecatto, cioè come fai a dire che parlavano della caccia, sulla base di che cosa lo dici? Cioè gli fai imparare un dettaglio così, perché, qual è lo scopo? Allora, in questo caso si vede, questo riguarda soprattutto i libri della primaria più che della media, però voi ne pagate le conseguenze se siete alle medie, e cioè che il testo della primaria è fatto sul presupposto che il bambino non sia capace di ragionare, cosa totalmente errata, no? Per farvi capire il problema vi faccio vedere una cosa che non c'entra niente con i bambini, ma c'entra comunque col testo espositivo. Leggete questo testo e ditemi se secondo voi funziona o no. A metà testo ti fermi e dici: ma questo che vuole? In effetti dici perché? Perché qui c'è un problema tecnico, cioè la tematizzazione. Se tu metti a tema il tè, poi ti aspetti che parli sempre del tè, quindi a un certo punto quando parla del caffè, poi c'è questo molti che ha come suo segnale immediatamente successivo qualcuno e poi non ti parla più del tè, quindi non funziona. Primo riordino, invece di parlare del tè mettiamo a tema la bevanda, e così, come dire, sembra carino. Sembra che funzioni, però c'è sempre la disfunzione di questo molti che quando diventa qualcuno sempre ti fa un po' effetto, no? E qua giova la frase cosiddetta contenitore, perché se tu metti una frase generale prima, poi ti funzionerà, a questo punto ti funziona. L'ultima volta che ho fatto vedere questo esempio in una scuola, uno ha alzato una mano e fa: secondo me non è così, perché il collega è sempre geniale, dal collega si impara sempre qualche cosa, alza la mano dicendo no, non è così, e guardate che cosa mi ha proposto. Ha proposto questa altra scansione in ordine temporale, la bevanda più diffusa per colazione, allora ti parla fino a prima mattina e poi arriva a pranzo, no? Come vedete, la successione in cui metti i contenuti allo scopo di imparare un testo è fondamentale, cioè se tu lo dici in un ordine o in un altro, lo impari o non lo impari. No, non lo impari se non capisci l'ordine, no? Per esempio questo testo, che è uno di quelli dove quel testo che poi forse l'ho citato in fondo, no? Tutto chiaro, un lavoro che è stato fatto sugli elementi di coesione, no? Io l'avevo fatto vedere in una scuola per mostrare gli elementi di coesione, e qui ci sono gli elementi di coesione. Beh, una delle colleghe l'ha preso e ha detto: vediamo come funzionano le relazioni logiche, e me l'ha mandato dicendo: ma io non capisco qual è la successione logica in questo testo, non riusciva a seguire. E ce lo siamo guardato un po', scoprendo che qui il problema è proprio il tema, cioè di cosa parla il testo, il dubbio, no? Non è facile ricostruire la storia dei falegnami dell'antichità, cioè tutto sommato in un libro per il primo ciclo ti sembra che l'oggetto possa essere i falegnami nell'antichità. Peccato che non è così, perché nel secondo rigo non si può studiare, nel terzo non si può studiare, nel quarto forse lo ha lavorato, ma chi lo sa, nell'ultimo sicuramente l'ha lavorato, però come fai a dirlo? Non si sa. Ma guarda un po', che strano capoverso. In realtà il capoverso ha un altro contenuto, che è quello del lavoro dell'archeologo. In realtà lui proprio vuole dire, il problema è quello della ricostruzione di che cosa è stato il lavoro del legno, no? Perché allora lì diventa coerente. Perché? Perché è deteriorabile, quindi tu non hai i reperti archeologici, lacuna. Tu non mi puoi dire, al di là delle ipotesi, lasciando come dire, in sospeso, come fai a dirlo, no? Qui c'è una lacuna concettuale che naturalmente per il bambino che lo deve studiare è un grave problema, perché lì non si orienta più. Allora io dico: ma mai possibile? Quindi vado a prendere il testo originale, non più la slide che mi aveva dato la collega, ma vado a prendere il testo originale dalla dispensa originale e scopro che il testo finisce così. La loro attività è documentata soprattutto nelle immagini dei bassorilievi. Buona grazia, me lo vuoi dire alla prima frase invece che all'ultima? Quindi possiamo dire che qui il tema viene lasciato in sospeso per lungo tempo, e quando finalmente viene concluso, ormai il bambino, memoria di lavoro esaurita,
si è dimenticato. Capite quanto questi aspetti sono importanti ai fini proprio dell'apprendimento, no? Tu dai da studiare a casa, il bambino studia, sapete quelle mamme che vengono da noi dicendo ha studiato tutto il pomeriggio, no? Poveretto, ha studiato tutto il pomeriggio, e tutti immedesimi, perché lo sai che ha studiato, lo vedi che è un bravo bambino, no? E peccato che quando ti viene a scuola non ha capito niente, no? Allora, quante volte questo non ha capito niente? Deriva dal fatto che gli elementi di coesione, quelli di coerenza erano difficilmente ricostruibili. Nessuno gli ha mai spiegato cos'è la coesione, nessuno gli ha mai spiegato cos'è la coerenza. Lui se la cava sottolineando le cose che gli sembrano più importanti, o che tu, che sei il professore, gli fai sottolineare, evitando a lui di fare improprio il percorso. Conseguenza, non sa, per forza. Per esempio, questo è un testo che ho trovato in realtà online, quindi non è direttamente per la media, non è un testo scolastico, però è un testo espositivo di materia dove si vede non l'opacità del tema, ma il differimento del rema, cioè cosa mi dici sul fatto che nel Medioevo il bosco era importante, la foresta era importante. Anzitutto va detto che non c'era solo un tipo di foresta, e già questo mi interrompe, perché poi subito dopo il tipo c'è la parola. Allora mi spieghi cos'è la parola e mi dici che è incolto. A questo punto comincia a diventare coerente, perché l'incolto dell'antichità è terra di nessuno, mentre l'incolto per i germani è terra di tutti, no? E quindi questa è la grande differenza: il Medioevo recepisce dai germani foresta come terra di tutti. E allora finalmente ti dirà che era essenziale l'economia per A, B, C, poi lo dice male, ma insomma alla fine lo dice, no? Questo è il differimento del rema, cioè tu ti aspetti che una certa notizia ti concluda un ragionamento. Questo ragionamento non viene concluso nell'immediato, ma X righe sotto, memoria di lavoro del bambino, quando arriva sotto già non se lo ricorda più. Un altro grave danno è come sono fatti spesso i libri di scuola. Questa me l'ha mandata sempre una maestra, in cui c'è un doppio errore. Uno, che apparentemente sembra che il titolo dovrebbe dire la collocazione dell'Italia nel mondo. In realtà il tema reale sono i 5 continenti, con un aggravante: che l'Italia, dal punto di vista grafico, va bene che questa è una riga verde, ma vogliamo dire la differenza fra la riga verde e la righina gialla? Questo non è un continente, no, non puoi mettermi l'Italia lì così. Poi analizzando il contenuto dei testi, cosa succede? Che per l'ansia di dire tutto, dell'America si dice che è multiculturale perché è stata colonizzata, già questo perché non è che sia chiarissimo. Dell'Africa si dice che, adesso io non leggo, comunque di ognuno, poi a ogni informazione viene abbinata una immagine che dovrebbe chiarire, spesso aggiunge. Se poi andiamo a confrontare con una pagina vecchio stampo, ci domandiamo qual è lo scopo del fatto che l'editoria abbia così, come dire, stravolto la funzione del libro, no? Perché questo non consente un lavoro di ricostruzione di nessi, perché è volutamente frammentaria, no? Va bene, questo qui è un testo della media ed è particolarmente sobrio, no? È una scelta editoriale dove il lavoro dello studente è primario, sei tu che devi mettere gli evidenziatori, sei tu che devi fare i grassetti, sei tu che devi ricostruire. Chi me l'ha mandato mi ha fatto notare questa idea sull'Italia: circa l'80% della popolazione vive nella fascia temperata dell'emisfero settentrionale, cioè dell'area posta a metà strada fra la zona torrida, di cui non si dice niente, e quella glaciale. Questa è la prima pagina del libro di geografia che non ti dice. Soprattutto qui non ve l'ho fatto vedere, ma qui ci sarebbe stato il modo di fare vedere qual è la fascia temperata, no? Quindi lì c'è proprio un errore nell'uso dell'apparato, cioè tu metti un apparato che invece di aiutarti a capire
ti distrae, no? Anche l'Italia, che appartiene al continente europeo, questo lo dice a sinistra, quando il box dell'Italia poi è a destra. Quello è il tipo della pagina dispersiva, no? Tra l'altro anche qui c'è un tema apparente, la popolazione, in realtà il tema reale sono la zona temperata e tutta la gente che ci abita. Commento della maestra, questo genere di testi non può essere liquidato tipo l'uno caro studia questa pagina per la prossima volta che te la chiedo. Ci sono troppi concetti diversi da sviscerare, eccetera. L'alunno che ha sollevato più difficoltà, cioè che faceva più domande, che interveniva di più, alla fine ha detto, beh, sarà un test così, o lo impari a memoria e te lo ripeti, oppure non saprei come usarlo. Capite che questo è quello che non deve succedere, no? Soprattutto perché, secondo me, noi ci siamo posti questo problema. Io mi ricordo nella mia carriera di insegnante di aver tante volte trovato il tema, il metodo di studio. Forse abbiamo parlato molto di metodo di studio, ma non del fatto che si studiano prevalentemente testi. Anzi, uno dei nostri limiti è che c'è il libro di arte, il libro di storia, il libro di geografia, c'è sempre un libro con scarso supporto dell'osservazione, sia laboratoriale sia degli apparati, no? Per cui, per esempio, nel libro di geografia tante cose non si guardano perché, come dire, sono un coté, tu ti devi studiare la pagina. E quello su cui secondo me si è proprio poco riflettuto, che per studiare è necessario rendersi conto della gerarchia delle informazioni e quindi restituire non i singoli elementi in modo frammentario, ma l'insieme nelle sue partizioni, nella sua organizzazione logica, quindi anche naturalmente quella degli apparati. Avete presente lo studente che ti dice una serie di cose giuste da cui si capisce che non ha capito, no? Quando lo studente ti dice una serie di cose giuste che dimostrano che lui non ha capito e tu gli metti l'insufficienza, succede pandemonio, perché non è chiaro a lui cos'è che non ha saputo fare. Lasciamo perdere il genitore, ma è proprio lui il problema, perché se lui non ha capito dove era la difficoltà, cos'è che avrebbe dovuto fare, invece di interiorizzare un percorso che lui può fare per arrivare al successo, interiorizza una frustrazione di cui non ha le ragioni. E questo non deve capitare, non è scuola. Quindi mi sembra che questo lavoro sul testo espositivo, su come sono fatti i testi, possa essere uno strumento non solo di linguistica testuale, possa essere un lavoro didattico, quando vi ho fatto vedere gli schemi vuoti, clonare le frasi, eccetera, possa essere un criterio per osservare come sono fatti i libri di testo, cioè per rendersi conto se sono studiabili, perché anche noi abbiamo bisogno di un criterio, no? per capirlo, e che quindi, diciamo, valga la pena non solo per noi studiare come è fatto un testo, ma anche farlo proprio con loro in attività magari non ripetute all'infinito mille volte, ma che nel curriculum scolastico capitino i momenti privilegiati, i momenti salienti, e che diventino soprattutto acquisizioni di metodo che possono poi essere studiati, sì, utilizzati. Quindi dico che un buon libro di testo non necessariamente è facile, né dal punto di vista del lessico, né dal punto di vista dei concetti, non necessariamente fa il lavoro al posto dello studente, magari male, e valgono più gli a capo e i titoli che non i grassetti e gli evidenziatori. Se voi vedete come vanno a capo i libri, già vi rendete conto se il lavoro redazionale della casa editrice è fatto da persone che ne capiscono o è fatto per ragioni estetiche di quanto è lungo la riga, perché sapete che c'è anche questo nell'editoria, no? Ecco, un buon libro non è dispersivo né sovraccarico, gli apparati sono funzionali, quindi un apparato che non serve danneggia, ciò che non serve danneggia, e soprattutto questa è un po' l'alternativa, no? Non è solo un contenitore di informazioni, non serve solo per essere memorizzato, ma serve per farci un lavoro. In sintesi, chiede allo studente di usare la ragione, perché teniamo presente che gli studenti la ragione ce l'hanno da che sono in fasce, cominciano a usarla da subito e non la perdono se non gliela facciamo perdere noi con attività illogiche, cosa che ogni tanto purtroppo capita.
E qui possiamo fare un attimo la sosta che abbiamo fatto prima, se voi volete, prima di passare a... C'è tempo? Se no io la salto questa parte, non è necessario. Socchi prima. Io... Signore. Due domande... Due interventi sintetici. Allora, ha parlato, ha esposto così anche l'efficacia, diciamo, del lavoro dal testo alla sintesi attraverso la schematizzazione utilizzando i nessi logici, connettivi, no? Utilizzando anche del materiale efficace fatto dalle scuole primarie. Ecco, un tipo di lavoro che io trovo molto utile, per esempio, è ulteriormente un passaggio successivo, partire da un testo, schematizzarlo attraverso riquadri, rettangoli, per poi farlo riverbalizzare in un altro modo, a volte addirittura partire, se sono quattro elementi in sequenza in maniera causale, partire a volte risalendo la corrente completamente, ecco, oppure una volta partire completamente dall'effetto, dalla causa e ridiscendere in una direzione, ma fare anche il lavoro inverso. Ecco, io ho trovato molto efficace in genere questo tipo di lavoro. E un'altra cosa, si parlava della difficoltà del testo, chi insegna da un po' di tempo si rende conto come a volte soprattutto i testi espositivi, io parlo di storia e di geografia, siano sempre più sintetici, ma a volte ci si rende conto che l'andare verso la sintesi aumenta la difficoltà perché strozza i concetti in una maniera per cui diventano a volte impossibili da decifrare. Sì, tutto, sono d'accordissimo su tutte e due le cose. Quella della ricostruzione all'inverso, anche io l'avevo inaugurata tanto tempo fa sulle catene logiche in storia. Avevo un testo che si prestava, un testo del biennio. Vabbè, c'era un paragrafo, l'ominazione, e faceva tutta una serie di passaggi che erano non descrittivi, cioè si capiva che c'erano dei salti di qualità. E lì ho visto questa cosa interessante, la catena logica. Un po' più avanti c'era il passaggio dalla preistoria alla storia e faceva tutto il discorso economicista, l'attrezzo di metallo produci di più, c'è la eccedenza, la differenziazione del lavoro, e si arrivava alla fine allo Stato che distribuiva, che incamerava le risorse, era già fatta, no? Era perfetta, e succedeva questo che diceva lui adesso, cioè che uno può dire dimmi come si arriva dall'attrezzo di bronzo fino allo Stato, e guai a lui se saltava un passaggio, perché sennò non era motivato, come nella dimostrazione di geometria, non c'è il come voleva si dimostrare se tu non hai fatto tutti i passaggi. Quindi questo è molto importante proprio per la disciplina mentale. E poi effettivamente me lo ricordo adesso che lo dici, dimmelo all'incontrario, qual è la ragione per cui si arriva all'invenzione della scrittura, è una forma di disciplina, e vi dirò, è una forma di ginnastica. Noi sottovalutiamo quanto è bello fare ginnastica, quando ti viene bene un movimento, quando ti viene bello fluido. E secondo me a scuola questa è un'esperienza che si può fare, cioè che il concetto ti viene bello fluido è una gioia, no? È una gioia per noi, quindi sì. Mi sembra molto 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 utile. Quella della cosa dei testi sintetici, quel testo con la pagina dispersiva me l'ha mandato la maestra apposta per farmi vedere questo concetto. C'è talmente tutto, perché c'è l'aspetto geofisico del continente, l'immigrazione, la cosa coloniale, l'economia, cioè c'è talmente la fascia temperata, c'è talmente dentro tutto che è una minestra indigeribile. Comunque, da quel punto di vista, le scuole elementari, secondo me, sono un capitolo dolorosissimo. Altro che vanno già bene, non so se vanno già bene. Una domanda, non so se è stato provato da lei o dai colleghi a far vedere i libri di testo ai ragazzi prima di sceglierli. Io l'ho fatto, mi sono preso 4 giorni di lavoro, con un po' di tempo,
e ho proposto ai ragazzi, era il libro di storia da scegliere, ho detto ma prima voglio sentire cosa mi dicono, poi gli dico, poi magari ne parliamo, e sono emerse tre cose interessanti. La prima era l'aspetto utilitaristico, c'è il partito degli utilitaristi che dice mi piace il libro che ha meno testo, così devo studiare poco. La cosa però aveva una logica, per cui se ne è parlato e è saltato fuori che forse era utile prevedere una gradualità del carico, dire ok, se il ragazzo si vuole accontentare del 6, perché non dargli gli strumenti per un 6, parlandone, cercando di capire che cosa è utile che capisca e su cosa può effettivamente risparmiarsi, per piano piano incrementare. Seconda cosa, hanno notato uno scollegamento tra le immagini che spesso erano decorative, nel senso che anche se erano utili, erano troppo lontane dal testo a cui facevano riferimento, e questa è una cosa che hanno notato i ragazzi per primi. Mi hanno detto questa è bella, però perché non me l'hanno messa subito? E gli ho detto perché il libro non può fare, cioè difficilmente può fare questo lavoro, però è interessante, e hanno trovato le soluzioni. E la terza questione che era rilevante era il fatto che mancava in fin dei conti la spiegazione del perché si mostrava un certo contenuto in un certo momento e del che cosa legava non tanto l'immagine al contenuto ma la successione delle informazioni utili, per cui la cronologia come la ritrovo all'interno di tutto il capitolo quando la riguardo. E i ragazzi lì mi hanno detto delle cose interessanti a livello di selezione dei livelli, ecco. Grazie. Sì. Integrazione delle informazioni. Paradossalmente che cosa succede? Che quando arriva la prova in Valsi è come se spiazzasse, perché presuppone una capacità di lettura in cui si integrano le informazioni, in cui si capisce fra le righe, eccetera, eccetera, che non fa parte dell'esperienza e del vissuto dello studente. Perché il libro di testo è fatto in un altro modo, e questo è una contraddizione in termini, capite? Dove noi, come se ci rendessimo conto improvvisamente di questa scollatura e la subiamo in maniera negativa. Vi dirò che quasi sempre quando vado a parlare non della linguistica testuale, della grammatica che mi piace tanto, ma dell'Invalsi, che pure mi piace, ma come dire un po' più tecnico, spesso alla fine i professori dicono ma i libri di testo non ci aiutano a fare questo lavoro, no? Qual è la successione logica fra questo pezzetto e quest'altro? Che nesso c'è fra questa informazione e quest'altra informazione? Nel libro di testo può non esserci, essere data per scontata, il professore la capisce, ma lo studente magari non la capisce. E poi dopo ti arriva la prova Invalsi dove ti dice che una delle competenze è quella di saper cogliere l'organizzazione generale, i fenomeni locali che contribuiscono alla coerenza, alla successione e alla gerarchia delle informazioni, cioè quello che vi ho detto io fino adesso, no? È come se ci fosse un salto, no? Faccio vedere quei quattro quesiti o interrompiamo? Allora, ve li faccio vedere molto velocemente per dirvi che il tema è sentito. Cioè, diciamola così, è un valore cogliere la logica di un testo e quindi viene chiesto, cioè viene chiesto perché è un valore, non è un valore perché viene chiesto, ovviamente, no? A me interessa questo di per sé, prima ancora che esistano le prove. Vabbè, questo è un quesito di quelli tradizionali in cui bisogna sostituire un connettivo con un altro, naturalmente tu riesci a sostituirlo solo se hai capito il nesso logico. Questa è una domanda un pochino diversa, cioè sui segnali testuali, ma le buone notizie finiscono qua, soprattutto questo ma, che è un forte segnale di un cambio all'interno del testo, e tu devi dire che cosa ci sarà dopo. Evidentemente ci saranno le cattive notizie, perché se sono finite è evidente che ci saranno le cattive. In quello lì della piramide, il testo di accompagnamento dava queste informazioni: gli italiani danno poco valore all'attività, insomma praticamente stanno sempre al computer a smanettare e non abbiamo impianti a sufficienza. Queste informazioni rappresentano, e ti fa quella scalettatura che avete visto nel quesito OCSE, e naturalmente sono le cause di un problema, però guardate, il 21% non distingue cause da conseguenze. Cioè non ha lavorato sul causa e conseguenze al punto tale da rendersi conto della differenza. Qua in terza media l'anno scorso hanno chiesto addirittura la mappa. Vabbè, qua non perdo tempo perché bisognerebbe leggere. Adesso vi faccio vedere quelle del 2015 che mi hanno interessato ancora di più. Qua dice
finito l'inverno alcuni animali intuiscono che si può restare. Questa informazione non può fare a meno di un'altra che la precede. Allora ditemi chi di noi fa una domanda del genere su un testo, o primaria, o media, o superiori. Cioè non è il tipo di domanda che noi facciamo, perché evidentemente è sulla struttura, non sul contenuto. E naturalmente è l'ultima, e si vede qua. No, di solito gli animali si avvicinano d'inverno, scusate. Di solito gli animali si avvicinano all'inverno, finito l'inverno, eccetera. No, sono i due passaggi della successione temporale. Questa qui mi ha fatto far fatica a me, vi vorrei dire che anche l'adulto formato, formatore, partecipante al gruppo, quando fa le prove Invalsi a luglio per vedere cosa avevano dato quell'anno, eccetera, eccetera, almeno due le sbaglia. Se poi sbaglia quella della quinta elementare, va a casa con un senso di frustrazione atroce, ma questo fa parte del gioco, nel senso che se la domanda è un minimo impegnativa, tu che sei adulto e quindi credi di sapere e dai per scontato, vabbè, leggo questo testo che dice: alcune specie, sembra un descrittivo qualunque, ci sono i mammiferi, lo scoiattolo, i pipistrelli, poi c'è un altro gruppo numeroso, gli uccelli, eccetera, eccetera, quindi c'è un solo perché, no? Un gruppo numeroso, gli uccelli volano e quindi riescono a superare gli ostacoli, ok, poi vai avanti, si avvicinano d'inverno, sono più calde, qui c'è un po' un narrativo, no? Finito l'inverno, ti sembra narrativo, poi arriva la domanda e io che sono vaccinata, adulta, eccetera, dico, ma dove caspita lo dice i motivi? Aspetta che non ho visto i motivi, torno nel testo e scopro che ci sono due parole mimetizzate. No, ci sono i dati, perché parla della temperatura, dei nostri rifiuti alimentari, parla di una serie di cose che fanno capire, no? Ma non è affatto scontato. L'unico perché che c'è in tutto il testo non c'entra niente con la domanda, mentre quello che c'entra sono le due parole, approfitta e permette, no? Ma io sono dovuta tornare indietro. Adesso mettiamo che non avessi letto con attenzione, però per dire che la domanda non era scontata, è un tipico caso di inferenza semplice, no? Come pure anche questa è una domanda che noi non faremo a scuola, diversamente da chi o da che cosa? Diversamente le specie più simili. Allora tu devi tornare indietro a leggere, ma non devi leggere il contenuto, devi capire la struttura testuale. Qui ti dice facilitate, facilitate, difficoltà. Quindi ci sono due gruppi che si contrappongono fra di loro, di cui alcuni sono in difficoltà e altri invece sono facilitati. Struttura contrasto, cioè devi renderti conto che la struttura testuale è questa e quindi puoi scegliere, la domanda era scegli pure, mi pare che fosse scegli pure, vedete è una domanda aperta, quindi dillo tu. Allora puoi scegliere quelli piccolini, quelli che sopportano il rumore, puoi scegliere quello che vuoi, basta che, che l'occhio vada nel settore giusto. Ho finito, quindi anche con gli esempi, come approfondimenti o letture, se volete leggere qualcosa sull'argomento, vi consiglio la Ferrari, che è sempre la mia maestra, ma adesso recentemente sto leggendo questo bel libro di Palermo che è molto chiaro. Io stessa ho prodotto questo competenze testuali, è più orientato alla scrittura, però i problemi della rete testuale interna a un testo sono trattati tutti. Quel tutto chiaro che ho citato prima è un lavoro di un gruppo di lavoro del Gischel, che è stato pubblicato in autopublishing, quindi si può comprare solo online. E mi permetto di segnalarvi, siccome il tema delle inferenze è molto complesso, cioè mettersi a leggere il manualetto della Sbisà non è proprio una passeggiata, però io in rete ho trovato una serie di esempi da libri delle medie commentati, quindi se uno volesse studiarsi un po' questa cosa, poi quando avete il link potete cercare. Questo è il mio libercolo La bussola Carocci, con questi gessetti che mi sono piaciuti tanto, che dovrebbero fare capire che il problema è la scrittura. Questo è l'indice, e ho un sito, perché il mio argomento principale è la grammatica, quindi se andate su questo sito trovate un po' di materiali, o accedete da questo, o accedete da quell'altro, è lo stesso, è sempre lo stesso, c'è anche una posta dove mi si può scrivere, e basta, ho finito, vi ringrazio. 6 minuti di sforamento, vabbè. Grazie.
Un po' debordato, ecco, la prima parte, però ne valeva la pena. Facciamo un quarto d'ora di pausa, il caffè come al solito, poi ci ritroviamo qui. Allora, bene. Possiamo cominciare per favore con la seconda parte? Bene, allora cominciamo con la seconda parte dell'incontro. Marta D'Amico dell'Istituto Comprensivo Giovan Battista Nicolini di San Giuliano, scuola della scuola secondaria di primo grado di San Giuliano, condurrà il laboratorio sulla comprensione del testo scolastico. Grazie. Allora, io mi siedo perché sono infortunata, quindi mi vedrete poco. Allora, parto subito perché insomma devo un po' contrarre l'esposizione che mi ero preparata, però diciamo sono contenta perché l'intervento di Daniela Notar Bartolo è insomma molto in sintonia con il mio, alcune cose diciamo sono le stesse, quindi le potrò agilmente tagliare perché sono già state spiegate molto bene. Allora, lo scopo di questo laboratorio, io descriverò in maniera ovviamente sommaria quello che è possibile fare in un'ora, dal punto di vista linguistico e testuale, due libri di testo di storia per la scuola media. Lo scopo è quello di andare a quantificare e qualificare con più precisione gli elementi che rendono difficile la comprensione del testo per i nostri alunni, quindi contemporaneamente fornire una serie di spunti anche per la scelta del libro di testo, nel senso che questa analisi che molto veloce che io ho fatto su questi due libri di testo può essere replicata nel momento in cui andiamo a scegliere il manuale che adotteremo. E infine un'ultima parte è dedicata all'individuazione di strategie che possano agevolare la comprensione del manuale. Una brevissima premessa teorica: quando si parla di comprensione mettiamo in atto sostanzialmente tre abilità che riunite costituiscono il cosiddetto ragionar testuale, lo definisce così Corno, quindi da un punto di vista di psicologia dell'apprendimento. Queste tre attività sono la focalizzazione, quindi il saper riconoscere le informazioni rilevanti, prima si parlava di gerarchia, l'inferenziazione, quindi il saperle collegare in modo coerente, e l'interpretazione, cioè saperle confrontare con il proprio bagaglio di conoscenze. Ed è qui che avviene l'apprendimento. Una volta avvenuta l'interpretazione, noi apprendiamo effettivamente qualcosa. Quindi la capacità di comprendere un testo è direttamente proporzionale a due fattori. Da una parte la ricchezza, questa diciamo è una considerazione banale, ma che a volte sia noi sia gli estensori dei manuali sembrano dimenticarsi. Quindi la ricchezza del bagaglio di conoscenze di partenza e il grado di padronanza delle competenze testuali che abbiamo visto prima. Quindi scrivere un libro di testo non è un'impresa facile, perché bisogna avere ben chiaro quali sono mediamente le conoscenze enciclopediche del nostro pubblico e a quale livello sono mediamente possedute le competenze fondamentali per la comprensione. E questo è un presupposto fondamentale per la motivazione dei nostri alunni,
cioè il loro interesse ovviamente sarà direttamente proporzionale da un lato alla capacità di un testo di contraddire le loro aspettative, quindi di dirgli qualcosa di nuovo che non sanno. Chiaramente un testo che dice qualcosa che già sappiamo non ci interessa affatto. Però il testo deve anche fornire all'alunno la spiegazione, cioè il perché le sue aspettative sono state frustrate, sono state contraddette. In mancanza di questa spiegazione, l'aspettativa frustrata rimarrà senza una spiegazione e quindi si avrà ugualmente un fallimento. E il testo non desterà l'interesse dell'alunno. Quindi un buon libro di testo e anche un buon insegnante non dovranno dare per scontate conoscenze enciclopediche che i nostri alunni non possono avere e dovrà stimolare le attività di focalizzazione, inferenziazione e interpretazione. I libri di testo che, insomma, a cui ho dato una scorsa sono Il tempo e il racconto di Cartiglia, della Lescher, che è il libro attualmente in adozione nella nostra scuola, e Io nella storia, com'è? Ah, ok, vi piaceva? Sì, ok. E invece Io nella storia, sul Forali Camillocci, io ce l'ho in una edizione un po' vecchia del 2008, ma ci sono state, insomma, c'è un'edizione anche ora del 2016, la nuova edizione. Il testo che ho analizzato io è quello del 2008, ma insomma penso che non ci saranno grandi stravolgimenti. Allora, innanzitutto ho deciso di concentrare l'attenzione su un solo capitolo. Un solo capitolo non scelto però a caso. È il capitolo dedicato, quindi nel libro di seconda, dedicato alla riforma protestante, che è un capitolo che in genere risulta abbastanza ostico per i nostri alunni, per vari fattori, perché c'è una minore presenza della componente narrativa rispetto a quella espositiva e anche per la complessità del tema in sé, quindi le dispute dottrinarie e tutto un intreccio di dinamiche politiche e sociali che si accompagnano a questa rivoluzione religiosa. Su questi due, quindi su questo capitolo per entrambi i manuali, ho fatto diversi tipi di analisi. Un primo tipo è un'analisi quantitativa, che ora andiamo a vedere subito, poi un'analisi sull'organizzazione della materia e quindi sulla scelta dei contenuti e sulla loro disposizione all'interno del capitolo. Poi a un livello testuale inferiore, quindi a un livello microtestuale, ho analizzato la coerenza e la coesione e poi il lessico. Allora, partendo dall'analisi quantitativa, è l'analisi a cui accennava anche prima la professoressa Notar Bartolo, è un'analisi sostanzialmente che si fa con dei software automatici che restituiscono dati di diverso tipo che da soli dicono abbastanza poco e che vanno un pochino interpretati. Allora, intanto, per quanto riguarda il capitolo e basta in esame, vediamo che io nella storia, sul Forali Camillocci, che ho indicato con S, il numero di parole dedicate a questo tema è molto maggiore rispetto al secondo manuale. E questo andremo a vedere se influisce o meno sulla comprensione e come. A fronte di un numero di parole molto maggiore, il manuale S ha un numero di paragrafi di partizioni del testo sostanzialmente uguale all'altro manuale. Quindi ne risulta ovviamente che il numero di parole per paragrafo è cospicuamente maggiore rispetto al manuale C.
Poi l'analizzatore automatico restituisce dei dati che sono funzionali allo stabilire un indice di leggibilità del testo. Questi dati sono la lunghezza media delle parole, quindi si basa sul fatto che le parole più corte mediamente sono più facili, più comprensibili delle parole più lunghe, e la lunghezza media delle frasi. Vediamo che insomma, sostanzialmente i due manuali si equivalgono su questo. Un certo grado maggiore di complessità c'è nel primo manuale, sia per quanto riguarda la lunghezza delle parole che per quanto riguarda la lunghezza media delle frasi. Ne riceviamo i seguenti indici di leggibilità, 52 e 54, che se andiamo a vedere la scala, non so se la vedete, la scala Gulpiz, si colloca più o meno qui, quindi sostanzialmente questo valore ci dice che questi testi sono praticamente incomprensibili per lettori con licenza elementare e difficili per lettori con licenza media. Quindi sono dei testi che per i nostri alunni sono difficili. Ma lo stesso indice, appunto, infatti colloca i testi, questa è la, la scala per la scuola media, tra i 35 e i 60 colloca proprio i manuali scolastici. Quindi questi testi è anche normale che siano difficili per loro. E infatti... insomma, non sono testi che si leggono con le cuffie nelle orecchie, o comunque c'è sempre bisogno di una spiegazione da parte dell'insegnante. L'analizzatore automatico è uno strumento carino da utilizzare perché ci dà immediatamente quali sono i luoghi del testo più difficili. Ci restituisce immediatamente alcuni esempi di frasi particolarmente difficili nel testo. Sì. Corrige. Corrige si trova online, praticamente gratuito. Insomma. O comunque una volta sforato il numero di parole da analizzare a dei costi insomma, molto ridotti. Chiaramente i testi ormai con i vari CD eccetera sono disponibili anche in formato elettronico, quindi questo lavoro è abbastanza veloce da fare. Allora, vediamo alcune frasi. In effetti le frasi più difficili contengono alcuni degli elementi che sono considerati fattori di complessità sintattica per gli alunni della scuola media, cioè molte frasi passive, era aggravato, venne nominato, era causato, sono davvero pesanti e molte. Accanto alle frasi passive le nominalizzazioni, quindi questo fenomeno detto nepotismo era causato dal desiderio dei papi di avere collaboratori fidati, ma soprattutto dalla volontà. Quindi invece che tematizzare il soggetto dell'azione, viene messa a tema la sua volontà o il suo desiderio, rendendo il meccanismo di comprensione molto più complesso. Poi vabbè, qui l'analizzatore automatico non poteva saperlo, ma saltano agli occhi anche degli usi un po' incerti della punteggiatura. Quindi ciò era aggravato dal fatto che per rafforzare il loro potere, qui per esempio manca una virgola, qui invece c'è un eccesso di virgole, anche la punteggiatura. E poi c'è un larghissimo uso di incisi. I pontefici affidavano cariche importanti ai membri delle loro famiglie, specie ai nipoti, questo fenomeno detto nepotismo, quindi frasi che diventano molto lunghe attraverso l'accumulo di elementi nominali, che sono veramente numerosi rispetto ai verbi. Qui sotto insomma, c'è un esempio di periodo particolarmente lungo e anche complesso che arriva, mi sembra, fino al quarto grado di subordinazione.
Altri elementi di difficoltà, chiaramente nelle frasi più lunghe ci sarà una sovrabbondanza di subordinate implicite, anche queste più difficili da decodificare. Appunto, proprio per la sovrabbondanza di incisi, anche spesso la distanza dell'antecedente nella catena anaforica. Quindi, per esempio, era un ideale che dava origine a movimenti religiosi e spirituali, ispirati spesso alla predicazione di San Francesco, santo amatissimo, e che, sempre l'ideale, accolto da gruppi sempre più numerosi di persone provenienti da ogni classe sociale, sembrava. Qui l'antecedente si è allontanato ormai molto, la comprensione della frase sicuramente bisognerà ritornarci un'altra volta. E poi ancora, appunto, ancora verbi passivi, ordini non standard dei costituenti, quindi grande peso ebbero anche le immagini. Anche questo può essere, in alcuni casi, non sempre, un elemento di difficoltà. L'analizzatore automatico, come accennava prima anche la professoressa, restituisce anche dati sul lessico e in particolare calcola il numero delle parole che non sono appartenenti al vocabolario di base, che è quello diciamo, definito così da De Mauro. Nei nostri manuali le parole non appartenenti al vocabolario di base sono molte. Se contiamo che statisticamente in tutti i testi prodotti le parole appartenenti al vocabolario di base sono circa il 95%, noi abbiamo l'88-87%, sono delle percentuali significativamente più basse rispetto al valore medio. E anche qui poi andremo a vedere di che tipo di parole si tratta e se questa complessità lessicale è tutta necessaria o meno. Allora sì, poi qui avevo fatto uno schema con, quindi passiamo alla seconda, al secondo livello di analisi, che è quello relativo alla scelta e alla disposizione degli argomenti. Allora vi evito diciamo il dettaglio che poi se volete potete andare a rivedere, però vi dico appunto che nel manuale C, che è nella colonna di destra, c'è effettivamente, che è quello abbiamo visto con un numero inferiore di parole, quindi è quello più breve, c'è effettivamente una riduzione anche dei contenuti. E nella colonna di sinistra ho evidenziato in rosso i contenuti che il manuale S ha e che il manuale C invece non presenta. Se andiamo a vedere di che tipo di contenuti si tratta, vediamo che a un livello macrostrutturale le differenze fra i due manuali sono soprattutto nel capitolo introduttivo e nel capitolo finale dedicati appunto alla riforma protestante. A un livello strutturale inferiore sono sempre nei paragrafi iniziali e nei paragrafi conclusivi dei singoli capitoli. Quindi nei punti diciamo di raccordo. Per esempio il capitolo sulla diffusione delle idee riformate nel primo manuale si apre con la descrizione dell'istituzione della Chiesa Luterana in Germania e si chiude con la pace di Augusta. Questi due fatti, queste due dinamiche non sono nemmeno menzionate nel manuale C. Quindi in generale si può dire che in C, a un livello macrostrutturale, c'è una minore attenzione al collegamento tra il modulo sulla riforma protestante e i moduli che lo precedono e lo seguono. E a un livello strutturale inferiore, dall'esposizione vengono tagliate quasi tutte le parti che riguardano le implicazioni più politiche e sociali della riforma protestante. Ma un altro esempio, ad esempio Carlo V, compare come un personaggio secondario, viene nominato, però insomma. Quindi si crea un problema spesso, quindi poi vedremo, di coerenza, perché magari vengono nominati i principi, viene nominato
buttato lì lo scontro con l'imperatore, ma tutti questi argomenti non sono stati adeguatamente spiegati. Questi fatti non ci sono. Un luogo chiave da poter andare a analizzare in un capitolo è sicuramente l'incipit. Allora, nel manuale S, il primo, io nella storia, sì, il primo capitolo del modulo dedicato alla riforma non parla della riforma, ma è tutto appunto introduttivo ed è molto più lungo rispetto ai due capitoletti introduttivi che troviamo in C. Però è funzionale a guidare gli alunni in alcune attività essenziali quando ci si accosta a un nuovo argomento. In primo luogo viene fornita un'idea generale dei fatti che studieranno, quindi è lì il luogo in cui si parla in maniera molto generale, poi lo vedremo, di cos'è la riforma, però poi dopo non se ne parla più, si passa ad altro. Richiama alla memoria eventi già studiati pertinenti all'argomento, quindi storia della Chiesa, cattività avignonese, scisma d'Occidente, concilio di Costanza. E poi enuclea una serie di problemi che saranno centrali per la comprensione della riforma protestante e che verranno quindi poi richiamati in seguito più volte. Quindi la corruzione del clero, il nepotismo, i papi rinascimentali, le tasse, la riscoperta della Bibbia da parte degli umanisti e il problema del rapporto tra fedeli e sacre scritture. Quindi c'è anche un paragrafo su Erasmo da Rotterdam. E poi, sempre in questo capitolo introduttivo, vengono esposti alcuni fatti di storia della Chiesa che ancora non sono stati affrontati nel manuale, ma che sono contigui sia temporalmente che concettualmente alla riforma protestante. Ad esempio, Savonarola e lo scontro con Alessandro VI. Vediamo l'esordio. Nei primi decenni del XVI secolo si verifica in Europa un evento di grande importanza che, insieme con il Rinascimento e con la scoperta dell'America, segnò l'inizio dell'età moderna. Quindi la riforma protestante viene contestualizzata non solo nel tempo immediatamente contiguo, ma nella storia, nella linea del tempo che continuamente andrebbe richiamata. Con la riforma protestante, l'unità religiosa dell'Europa, realizzata nel corso del Medioevo, si spezzò senza rimedio. Il mondo cristiano si divise tra coloro che rimasero fedeli al Papa e alla tradizionale dottrina cattolica e coloro che seguirono le nuove idee religiose, i cosiddetti protestanti. La Chiesa si divide in diverse chiese contrapposte e questo dà il via a un'epoca di intolleranza e di guerre. Quindi c'è anche nel primo paragrafo del primo capitolo un'apertura sulla guerra dei trent'anni e tutto quello che succederà dopo. Quindi in maniera molto sintetica, però si dà una primissima idea di quello che andremo a leggere. Invece vediamo come esordisce C. Da secoli nel mondo cristiano, tra le persone più devote e attente agli insegnamenti del Vangelo, si sentiva il bisogno di un rinnovamento profondo della vita religiosa. La Chiesa, con il suo sfarzo e la sua enorme ricchezza, appariva lontana dalla parola di Cristo, sorda alle esigenze del popolo, a volte corrotta. La Chiesa pareva aver tradito la sua unica e vera missione, che era quella di porsi al servizio di Dio, della diffusione degli insegnamenti del Vangelo. Nel corso del 400 l'esigenza di un ritorno a un cristianesimo più sincero e a una fede più autentica era molto sentita. In Olanda, Germania, Italia, Inghilterra, Spagna si moltiplicavano i gruppi di preghiera e di studio. Si leggeva con un'attenzione nuova la Sacra Scrittura, si viveva in povertà e raccoglimento, a imitazione di Cristo. Tommaso da Kempis in Germania, Thomas More in Inghilterra, Erasmo da Rotterdam in Olanda furono le personalità più note di quella corrente di rinnovamento. La Chiesa era descritta da molti come un albero senza frutti, una nave di folli, guidata da sacerdoti e monaci ignoranti e viziosi, come un luogo ove regnava non il vero Papa ma l'Anticristo. I grassetti sono del testo, non li ho messi io. Allora,
Questo, secondo me, è un testo trasparente per chi sa già di cosa stiamo parlando. Perché se andiamo a vedere le varie domande che dovremmo sempre porre al testo, cioè il quando, sul come riferimenti temporali si comincia con un riferimento temporale vaghissimo, da secoli. Da secoli intanto per quanto tempo e poi da quando? E poi a che punto siamo? È il primo capitolo del manuale di storia, quindi magari non ho molto ben presente a che punto siamo. Poi ci si riprende con un nel corso del 400, ma più vaga ancora la definizione dei protagonisti di questo scontro. Allora, da una parte i buoni sono il mondo cristiano, che però appunto è un'espressione molto onnicomprensiva. Poi ci sono le persone più devote, quindi persone devote, ma chi ancora non si sa, e poi c'è una serie di espressioni impersonali che risultano prive di soggetto, quindi era molto sentita l'esigenza, si moltiplicavano i gruppi di preghiera, si leggeva la Sacra Scrittura, si viveva in povertà e raccoglimento. Non abbiamo ancora idea di chi stiamo parlando, chi è che compie tutte queste azioni. Poi vengono fatti dei nomi che però rimangono lì, perché poi nel testo non si spiega chi sono questi personaggi, quindi anche questi nomi propri sono completamente vuoti, necessitano di una spiegazione dell'insegnante, perché sennò rimangono lì. Si sa solo che sono delle personalità note. E poi la chiesa era descritta da molti. Quindi ancora, diciamo, tutto questo lato della disputa rimane completamente vago. L'altro lato è costituito dalla Chiesa, che anche in questo caso per un ragazzino può non essere chiaro la differenza, per esempio, tra mondo cristiano e Chiesa. Chi è la Chiesa? Cos'è la Chiesa? Quindi ancora sempre la Chiesa. Infine si nomina il Papa. E poi sacerdoti e monaci particolarmente ignoranti e viziosi. Però sì, anche qui rimangono i protagonisti di questo scontro, rimangono molto vaghi. Così come poi anche il quid dello scontro, perché sappiamo che appunto i cosiddetti buoni chiedevano un rinnovamento profondo della vita religiosa, ma questo rinnovamento in cosa consiste? In cose molto astratte, un ritorno a un cristianesimo più sincero, la preghiera, lo studio, un'attenzione nuova della Sacra Scrittura, forse la povertà e il raccoglimento possono un pochino dare qualche indizio in più, ma non troppi. Ugualmente accade per l'altra parte, ad eccezione dello sfarzo e della ricchezza, una chiesa lontana dalla parola di Cristo, anche qui sono espressioni che per noi sono trasparenti, ma che diciamo, sono abbastanza vaghe. La missione di porsi al servizio di Dio, che vuol dire per un ragazzino di seconda media? Ancora peggio tutta questa serie di metafore che vengono messe fra virgolette in fondo, un albero senza frutti, una nave di folli, e qui va bene, non abbiamo capito tutto, insomma, non abbiamo capito niente. Ok, quindi questo per quanto riguarda quindi la disposizione degli argomenti. Ecco, un incipit come questo è invoglia molto poco alla lettura, a mio parere, perché risulta completamente vago. Allora, per quanto riguarda la coesione, a un livello quindi testuale più basso, come deve essere un buon libro di testo? Deve essere molto coeso o con partizioni molto scandite? Dipende. Per esempio, facciamo l'esempio dell'elenco. In alcuni manuali, specialmente quelli più recenti, l'elenco è una cosa che va molto di moda. Allora, l'elenco puntato, si vedeva anche prima, se usato con ragione,
agevola la comprensione del testo, perché appunto segmenta le unità informative e ci dà anche delle indicazioni sulla gerarchia tra le unità informative, perché a rigor di logica i punti dell'elenco dovrebbero stare sullo stesso livello di importanza, ciascun punto è sullo stesso livello di importanza. Tuttavia, se gli elenchi invece sono poco ragionati e vengono utilizzati invece come una sorta, come noi possiamo utilizzare un appunto, sortiscono esattamente l'effetto contrario, perché le informazioni si affastellano una dopo l'altra e noi non riusciamo a ricostruire né i collegamenti tra le diverse informazioni né la gerarchia, cioè sapere quali sono le informazioni più importanti. Ancora no, vediamo questo paragrafo, che anche qui è un paragrafo centrale, perché è intitolato I principi della nuova religione e spiega quali sono le principali idee di Lutero. Allora, queste idee sono spiegate in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punti, che ognuno dei quali è sinteticissimo e con una invadenza del grassetto che è come quando i nostri studenti sottolineano tutto il testo e pensano di aver studiato, no? Un grassetto così invadente è sintomo che qualcosa non funziona, perché il grassetto dovrebbe avere un uso appunto molto mirato. Ora non ve lo sto a leggere, voi insomma dateli una scorsa. Quali sono i problemi di questo testo? C'è uno scarsissimo uso di connettivi, cioè, giusto il primo, spieghiamo le posizioni di Lutero, c'è cioè questo connettivo metatestuale che spiega cosa si andrà a fare e poi praticamente basta. Ci sono troppe informazioni. Ci sono troppe informazioni e manca una gerarchia tra queste informazioni. Allora, forse a volte è meglio tagliare alcune informazioni e spiegare in maniera approfondita solo quelle due o tre che ci sembrano più rilevanti. Se un alunno, io ci ho provato, dovesse ricostruire i collegamenti logici e la gerarchia tra tutte le cose che sono dette in questo paragrafetto così piccolo, dovrebbe fare un'operazione di questo tipo. Quindi questi sono i due concetti principali, questi tre sono quelli sottordinati, gli altri sono quelli, diciamo, che sono più conseguenze, e queste sono tutte le relazioni logiche che ci sono tra le diverse parti. È un'operazione impossibile, cioè da quell'elenco è impossibile ricavare questo tipo di concettualizzazione della materia. Allora forse è utile eliminare alcune informazioni, oppure usare anche più parole. Cioè, se delle informazioni ci sembrano ineliminabili, allora però dedicarci più tempo. Come appunto nel capitolo dedicato alla riforma luterana, magari le idee di Lutero forse meritano un approfondimento di questo tipo. Ovviamente anche la mancanza delle partizioni necessarie può creare dei problemi di coerenza. È questo il caso, anche qui siamo in un paragrafo centrale, questo è il io nella storia, è quello, siamo arrivati al momento in cui Lutero affigge le tesi a Wittenberg. E quindi c'è tutta, insomma, lo scandalo delle indulgenze, l'indignazione per la compravendita delle indulgenze, l'affissione delle tesi. Subito dopo questo evento che è centrale, il testo parte con una digressione narrativa minore che sembra un po' la cosa che dicevamo prima a proposito dell'arcata sopraccigliare dell'uomo primitivo, un piccolo passaggetto narrativo molto colorito che sicuramente può essere interessante, ma che distoglie completamente l'attenzione dall'evento centrale del paragrafo. Ma
Bellissimo questo passaggio. Affisse 95 tesi, cioè un elenco di severe critiche al sistema delle indulgenze. Martin Lutero aveva avuto una giovinezza molto tormentata. E questo che c'entra? Niente. Quindi qua poi si parte con tutto il raccontino che sì. Sì, ho capito, però allora intanto, no, certo, però allora, perlomeno un a capo, perlomeno, ma poi diciamo, allora, in questo caso funziona la strategia di mettere un passaggetto in un box accanto al testo, no? Quindi Martin Lutero, mi chiedo chi è Martin Lutero, c'è un box accanto che mi riassume la biografia, però così in mezzo al paragrafo rischia diciamo di, sì appunto, sicuramente è un espediente per aumentare l'attenzione, ma concentra l'attenzione su quel dettaglio e forse la distoglie sull'importanza dell'affissione delle 95 tesi. Non so, secondo me. Sì. Secondo me, per la mia esperienza, visto che gli aneddoti poi alla fine li richiamano anche qua. Va bene, lo prendo come... verificherò anch'io, non lo so. Va bene, quindi è sicuramente questo un capoverso troppo lungo e a mio avviso manca una gerarchia. Sì. Un attimo. Allora, se uno c'ha un testo così complicato, e ce n'è molti, anch'io ce lo sostengo, come fa allora a raggiungere, perché se ne parlava, vabbè, impara a memoria, no? Mi vengono in mente i ragazzi che non hanno la memoria di lavoro, loro non imparano neanche a memoria, no? I DSA, per esempio, hanno difficoltà nella memoria di lavoro, perché ora io quando si parla penso soprattutto a chi ha difficoltà, no? Perché gli altri se la cavano. Allora come si lavora noi per far sì che tutti apprendano? Bisogna fare riassunti, bisogna renderli più chiari questi testi, perché e altrimenti come le rendi accessibili se non fai te un riassunto che sia più chiaro? Certo, sì, no, allora... perché poi io mi chiedo questo, no? Sì, io sono ovviamente d'accordissimo e appunto testi come questo qui che vedevamo prima, dei punti, i punti dell'elenco, no? Che a un primo acchito possono sembrare una semplificazione, no? Perché il paragrafo è corto, ci sono tanti, è bello ordinato, ci sono i punti, l'elenco, può sembrare più semplice, invece appunto l'esperienza insegna che proprio i DSA fanno una fatica bestia a impararsi una cosa del genere, perché una cosa del genere si impara solo a memoria praticamente, e chi ha problemi di memoria e comunque anche gli altri se la imparano a memoria, ma con quale giovamento, cosa hanno capito della riforma? Allora, quindi chiaramente un primo passo è stare attenti nella scelta del libro di testo e quindi cercare di evitare come la peste, cose di trovarsi di fronte a cose di questo tipo con cui poi dover lavorare. Se ci si trova, se non si può scegliere il libro di testo, come per esempio capita sempre a me, ci sono, bisogna trovare delle strategie per far fronte a testi di questo tipo. Per esempio, in questo paragrafo una cosa che si potrebbe fare è eliminare alcune informazioni e poi ricostruire insieme uno schema che le colleghi fra di loro. E allora poi si studia lo schema, non si studia più l'elenco. Si ricostruisce uno schema che si è fatto insieme, perché da soli è praticamente impossibile a partire da quel testo, e si fa così, oppure si attinge da altri libri, si fanno fotocopie, cioè, sì, chiaramente è un problema, bisogna, quando ci si trova di fronte a un manuale di questo tipo bisogna attrezzarsi con altri strumenti, fare riassunti, no? Perché c'è dei ragazzi di SA che non sono seguiti a casa, per cui
non hanno una memoria adatta, no, di lavoro, per cui quello è come scrivere sulla sabbia con loro. Il libro è difficile, per cui faccio riassunti, però mi trovo anche che gli altri mi dicono non ho capito nulla, per cui io lo devo dare un po' a tutti. Sì, no, forse appunto una strategia sarebbe quella di cominciare a farli insieme e piano piano abituarli a fare da soli questo lavoro. Sì. L'anno scorso ho fatto così, ho lavorato più su questa cosa, poi sono venuti i genitori e mi hanno detto lei è indietro col programma. Io ci ho pensato a questa cosa. Secondo me è più importante lavorare sul testo, come diceva anche la professoressa Notar Bartolo, sono lavori che portano via tempo. Per forza portano via tempo. È più importante fare quelli che finire il programma di storia. Al limite si salterà qualche argomento. D'altra parte, io parlo soprattutto delle medie, sono tutti argomenti che rifaranno. Quindi il problema, casomai, è insegnargli un metodo di studio, è insegnargli a lavorare su un testo, su qualsiasi testo. Il programma di storia si lascerà un po' indietro. Non siamo insegnanti meno bravi se non portiamo a termine il programma di storia. Se no, tutte queste manfrine che ci fanno dal Ministero sull'insegnamento personalizzato, individualizzato, non esiste più il programma, allora però. Quindi evidentemente il nostro lavoro può essere più modulare, ma i genitori non fanno il nostro lavoro. vado avanti. Sì, devo velocizzarmi. Allora, quindi velocizzando, un testo che per me funziona a livello di paragrafo è quindi un testo che si apre con un titolo informativo, la formazione della Chiesa Luterana, che evidenzia l'argomento centrale del paragrafo, un riferimento ai paragrafi appena studiati. Io sono favorevole a un uso massiccio dei connettivi perché aiutano. Una volta che abbiamo imparato a, cioè che l'alunno ha imparato a utilizzarli, se ci sono nel testo, sono un aiuto notevole per la comprensione. Un uso ragionevole anche degli elenchi e delle partizioni interne al paragrafo e una conclusione coerente con il titolo del paragrafo, che poi insomma sono banalità, sono i principi che anche noi li insegniamo quando cerchiamo di insegnarli a scrivere. Quindi passando allora velocemente al lessico, ecco, allora vediamo che quindi avevamo detto un 12-13% delle parole in questi paragrafi non appartiene al vocabolario di base. Le parole che non appartengono al vocabolario di base sono soprattutto delle categorie comune e ovviamente tecnico-specialistico, perché ci sono tutti i termini, per esempio in questo capitolo tutti i termini relativi alla religione, scomunica, eccetera. Dando una scorsa a questi termini, questa complessità mi sembra che sia in larga parte inevitabile. Non c'è, ora non vi faccio gli esempi, però non ci sono complessità inutili effettivamente nel lessico. Sono tutte parole, anche quelle non tecnico-specialistiche, che però sono abbastanza necessarie, difficilmente sostituibili con sinonimi e soprattutto spesso sono parole il cui significato può essere ricavato sia o dal contesto, quando il contesto, appunto lì è importante che il contesto sia costruito bene, oppure anche dalla forma della parola, attraverso la riflessione sulle radici, i prefissi, si diceva già in qualche, lo diceva Francesca Faleri nel suo intervento. Quindi non ne parlo oltre. Di questa complessità necessaria però noi insegnanti dobbiamo
insomma, tener conto, e ne devono tener conto anche i manuali. Quindi i manuali non devono dare per scontate quello che si diceva all'inizio, conoscenze enciclopediche che gli alunni non possiedono. Per esempio, i sacramenti erano 7, battesimo, cresima, confessione e l'elenco, no? Per esperienza i ragazzi di una seconda media non li conoscono tutti, non sanno e soprattutto non ne conoscono il significato. Anche in classi dove tutti fanno la religione cattolica, il catechismo, non sanno il significato dei sacramenti. Poi se teniamo conto che le classi sono sempre più multietniche, questo ragionamento è ancora più valido, no? E poi sì, il lessico specifico più importante dovrebbe essere sempre segnalato con la stessa formattazione. Quindi secondo me il lessico specifico non basta il grassetto, perché il grassetto magari lo utilizzo per dei concetti, però quando c'è un lessico che io devo memorizzare, il libro è bene che me lo segnali, magari con un altro colore. Quindi, questo è Io nella storia, qui si adotta una doppia strategia, cioè il lessico specifico è evidenziato con dei caratteri, con una formattazione particolare, qui in verde, per esempio teocrazia e predestinazione, è spiegato all'interno del testo e poi c'è anche il box lessicale, che secondo me, insomma, in questo caso è un apparato utile, perché il lessico sia garantisce una lettura continua del testo senza dover andare a rivedere il box, però poi è un valido aiuto in fase di studio. E poi anche qui, per esempio, invece nel Cartiglia viene spiegato solamente in corpo testo, ma anche in questo caso è una strategia valida. L'importante è che non si lasciano soli. Una cosa importante dei manuali sarebbero gli esercizi sul lessico specifico, che invece, secondo la mia esperienza, sono in genere difficili in una maniera abbastanza sconfortante e quindi vengono tralasciati. Quindi per esempio questo spiega in 3 frasi quali erano alla fine del Medioevo i mali della Chiesa, i motivi del malcontento, utilizza in maniera appropriata i seguenti termini. Insomma, è una consegna che può creare dello scoramento. Oppure quello che si diceva prima, cioè del termine, non è tanto importante ricostruire in astratto una definizione, certo quello è l'obiettivo successivo, però l'importante è saperlo utilizzare correttamente in un contesto. Quindi io quando ripeto quello che ho appreso, so usare quel termine nel contesto. È inutile che io lo sappia abbinare a una definizione che spesso è più difficile del termine stesso, o a volte è anche sbagliata, perché per esempio facoltà della Chiesa di presentarsi come la sola vera interprete della parola di Dio, cos'è? In questo caso sarebbe, andando per esclusione, tradizione, che insomma non è proprio una definizione. Alcune sono facili, lingua utilizzata dalla Chiesa nelle funzioni religiose, va bene, quello va bene per latino, però altre sono davvero poco trasparenti. Molto velocemente, che possiamo fare noi? Si diceva prima. Intanto farsi un'idea più precisa di quali sono le difficoltà all'interno dei manuali ci aiuta anche a toglierci un atteggiamento che molti di noi abbiamo, che a volte insomma è anche consolatorio, che dice: ma questi non capiscono niente, c'è qualcosa che non funziona in loro.
sono loro che non c'è versi, non capiranno mai, non capiscono. Questo nelle scuole è insomma un ragionamento che si sente abbastanza spesso, cioè che appunto la non comprensione dipenda da loro. Invece insomma la comprensione dipende la mancata comprensione dipende da due cose: da una parte che i manuali spesso sono fatti molto male, l'altra è che dobbiamo educarli alla comprensione del testo, che è quello, anche alla comprensione del testo. Allora, io sono appunto per gerarchizzare le competenze che devono essere potenziate, e questa è la prima, a mio avviso, la comprensione del testo, perché a prescindere da qualsiasi cosa facciano nella vita, la comprensione del testo è una competenza fondamentale di cittadinanza. Quindi, una cosa che possiamo fare è guidarli nella comprensione della struttura del libro di testo, quindi guidarli nella lettura dell'indice, sperando che l'indice sia fatto bene, e anche nel comprendere come è fatto il libro, quindi in questo senso il lavoro che diceva lei, che ha fatto con i ragazzi per la scelta del libro di testo, è interessante perché è un lavoro sul metatesto, cioè come è fatto il libro, quanti capitoli ci sono, gli approfondimenti di che tipo sono, le immagini, quindi andare a vedere proprio il libro come è fatto e ogni parte a cosa serve. Poi fare sempre attività di prelettura, quindi prima di affrontare un argomento nuovo chiedersi che cosa già sappiamo su quell'argomento e quali sono le domande che quella questione pone inizialmente. Questi interrogativi sono fondamentali perché poi saranno la guida per ricercare quali sono le informazioni più importanti nel testo. Quindi le informazioni più importanti nel testo saranno quelle che rispondono alle mie domande di partenza. Ciò dà una guida abbastanza sicura. Vabbè, attività di sottolineatura, vado un po' veloce. Insegnare a elaborare tabelle e schemi. Quindi, ecco, il succo, diciamo, del ragionamento è che come un testo eccessivamente analitico, frammentato, è difficilmente comprensibile, anche un approccio alla lettura eccessivamente analitico e sequenziale è dannoso per la comprensione. Il non plus ultra sarebbe appunto un ritorno ricorsivo sul testo con diverse strategie, e questo chiaramente porta via tempo ma è fruttuoso. È il cosiddetto metodo SQ3R che trovate in un libro molto interessante di Colombo, che si intitola, ce l'avete alla fine in bibliografia, che si basa su 5 punti: scorri, domanda, leggi, riformula e riguarda. È un metodo di studio che i nostri ragazzi potrebbero utilizzare autonomamente, ma che noi possiamo insegnargli a utilizzare in classe. Quindi scorri, cosa significa? Leggere l'indice, leggere i titoli, vedere i grassetti, le immagini, e quindi appunto richiamare alla mente quello che sappiamo di quell'argomento e cercare di farsi un'idea vaga di ciò di cui si sta parlando. Domanda: partendo dall'indice o dalla prima pagina ci siamo fatti questa prima idea, però degli spazi rimangono evidentemente vuoti. Questi spazi ci portano a farci delle domande. Ecco, queste domande, secondo me, è un'attività utile da fare in classe, potrebbe essere quella di registrarle, quindi scriverle su un cartellone o registrarle sul quaderno. Per esempio, dall'indice del capitolo sulla riforma protestante possono sorgere queste domande. Ci sono dei termini che ricorrono con più frequenza: riforma e protestante. Quale significato possono avere? Ho già incontrato la parola protestante, ad esempio a geografia, oppure oggi in quali contesti posso usare la parola riforma? Quindi sul lessico. Oppure si parla di uno scontro tra Lutero e il Papa e l'imperatore. Quali sono le cause di questo scontro? È una vera e propria guerra?
Oppure ancora, perché dopo questo scontro ci sono delle rivolte popolari? Oppure oggi esistono altre chiese oltre a quella cattolica? Tutte domande che da una semplice lettura dell'indice possono scaturire e che poi ci portano a andare a ricercare le informazioni che sono essenziali. Però appunto la differenza sta nel fatto che lo sappiamo già a priori quali sono le informazioni importanti, e quindi questo ci dovrebbe guidare. Poi arriva la lettura vera e propria. Anche qui appunto la lettura vera e propria andrebbe fatta una, massimo due volte, non di più. Cioè leggendo tante volte noi impariamo a memoria, ci ricordiamo la natura verbale, la superficie verbale del testo, ma difficilmente riusciamo con la sola lettura a dare una gerarchia all'informazione e a ricostruire i legami logici. Su questo ci sono degli esercizi abbastanza fuorvianti, che invece inducono lo studente come una macchinetta a andare a rileggere tante volte il testo, a ricercare nel microtesto quella precisa parola che poi non serve a niente magari, come anche in tante crocette di vero o falso. Per fare un numero adeguato, cospicuo di domande, spesso gli autori dei manuali vanno a ricercare anche un sacco di informazioni che non sono importanti, no? E quindi poi l'alunno nello svolgere l'esercizio è confuso perché dice: ma davvero mi devo ricordare anche questa cosa? Allora me lo devo imparare a memoria, è l'unica cosa che posso fare con questo testo. Non so se avete provato a risolverlo questo, cioè un esercizio del genere dovrebbe essere risolvibile senza avere il testo davanti, no? Invece questo è posto proprio accanto al testo nella pagina, no? E è fatto apposta perché diciamo, e funziona solamente con il testo accanto, perché in alcuni casi io mi troverei in difficoltà se non avessi il testo accanto a rispondere, a inserire le parole corrette. Non so, in fondo per salvarsi bisogna dunque pagare. Sì. Comunque alcune sono banali, ma altre no. L'attività più importante, quindi dopo quella della lettura, è quella della riformulazione, con schemi che sono utili, appunto, secondo me. È un'attività che è bene anche fare in classe e insieme. Con la LIM, la LIM su questo è uno strumento utile, perché c'è un sacco di programmi in rete con cui si possono fare degli schemi, sono molto semplici, fatti insieme ha effettivamente un valore. A quel punto poi si va a studiare lo schema. A quel punto poi si può anche fare l'interrogazione con lo schema davanti, come l'esempio che raccontava prima la professoressa, perché a noi interessa appunto che venga fatto un discorso logico e coerente, non che ci si ricordi esattamente tutto. E poi appunto riguardare è andare a ricercare solamente le informazioni che allora a quel punto ci rendiamo conto di non aver capito, e poi il controllare che tutte le domande che ci siamo posti all'inizio abbiano avuto una risposta. Cinque minuti? Sì. Allora, va bene, questi ultimi suggerimenti sparsi che in parte sono già stati dati dalla professoressa, quindi sulla coesione, lavorare esplicitamente, anche secondo me è importante, sulle anafore e sui connettivi, quindi ovviamente non si può fare sempre per tutti i testi che leggiamo, però soffermarsi spesso sulle catene anaforiche, considerando che per loro le anafore per sostituzione non sono sempre trasparenti, e sui connettivi, quindi ragionarci esplicitamente mentre si leggono i testi, è un lavoro che via via ogni tanto, con una certa cadenza, va fatto. Sul lessico, incoraggiare i procedimenti di deduzione del significato. Poi una cosa che secondo me è utile, anche visivamente, è tappezzare la classe delle parole che abbiamo incontrato e che sono nuove, perché così le vedono anche tutti i giorni, e quindi è una cosa che poi uno dice: ah, ma quella parola lì non mi ricordo più, e lo va a rivedere.
lavorare sui significati figurati, le espressioni metaforiche, anche questo non c'è stato tempo, però sono un elemento di difficoltà. Basta, io ho concluso. Ce n'è andata un po' veloce. Grazie alle nostre fare le 6, vero? Però se qualcuno avesse Spento. Scusate. Se qualcuno avesse domande o considerazioni da fare, un paio di minuti credo che potremmo prenderli, no? Va bene, allora vi saluto e vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 16 marzo e vi prego però di scrivermi per propormi argomenti per l'incontro finale. Grazie a tutti.